uscito un nuovo brano di Bocelli con il figlio. E poi io scrivo: no, la canzone più famosa del mondo lo fanno a Napoli. Lo fai apposta. Oh, questo qua via, lo porto via. No, no. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, puntata speciale. Quello che state per vedere non lo so neanche io, perché quello che accadrà da adesso in poi sarà solo frutto del destino e non solo. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella. Se ci state ascoltando su Spotify, continuate a farlo, potete vedere anche lì il video. Oggi il video è particolarmente importante, cioè anche a voce cercheremo di trasmettervi la magia del Natale. Però secondo me, se lo vedete questo video, è anche meglio. Come potete vedere, già sono cambiate alcune cose. La cosa più importante e che dà senso al tutto è il titolo di questa puntata, perché questa puntata si intitola Natale al Basement. Perché questo bravo! Vabbè, è incredibile. Bravo Gianluca! Ragazzi, è incredibile, perché è chiaro. No, però sei il mio uomo. Posso dire che è meglio questo? Possiamo campionare questo e smetterla di usare questo in tutte le puntate, che ha rotto le palle? No, non è vero. Allora, dato che appunto l'idea è quella di farvi vivere realmente lo spirito del basement, che è composto da persone, da esseri umani che sono qui oggi. Abbiamo invitato un po' di amici, alcuni che sono già stati presenti nelle puntate precedenti all'interno di questo podcast nei mesi scorsi, dato che ci avviciniamo alla fine dell'anno, e anche tanti altri amici nuovi. Ed è per questo che, per iniziare, infatti non ho idea né di quanto durerà questa puntata né di quante, perché alcune persone arriveranno mentre siamo qui, quindi potreste probabilmente sentire anche il citofono suonare. Di solito la persona che va ad accogliere le persone è Rikipedi! Di più! Rikipedi, che oggi parla per la prima volta al microfono dell'ospite. Ricky, volevo iniziare con te questo momento, perché tu sei sempre stato presente in tutte le puntate del basement, tranne in alcuni momenti che ti scappava ad andare in bagno, dovevi andare mentre riprendevamo. Allora, innanzitutto, tu sei tra quelli che credono ancora in Babbo Natale, no? Sì. Che sta arrivando. Ok, a parte questo. E nel basket. A parte questo, dimmi la puntata che più ti è piaciuta fino ad oggi di quest'anno. No, a me è piaciuta quella con Beppe Sala. Ah, quindi okay. Quella ultima forse è la cos'è migliore. Cos'è che ti ha colpito? È il sindaco, ha detto delle cose di fuoco, cavolo. È vero. Ma veramente un matto. Ma tu che sei il sindaco di Pordenone invece, sì, che arrivi da Pordenone, sì, non so come tirare in mezzo il fatto che da quando ti conosco sono tutti di Pordenone, anche le persone che commentano i video sono di Pordenone. È obiettivamente una lobby privata. Secondo me sì. A Pordenone nasce la massoneria. Ok. E la portiamo però come si chiama il giocatore NBA che ho beccato quando eravamo Terry Jackson. Reggie Jackson. Dei Clippers è nato a Pordenone. Ma un sacco di gente è nata a Pordenone. Ma infatti, è incredibile. Vedrai che adesso cosa lei, è successo? Dei libri. Che è Cristina. Ma stai spoilerando gli ospiti. Ma non è importante. Pordenone legge. Che cos'è Pordenone legge? Poi adesso testiamo il microfono aggiuntivo che abbiamo messo nel basement. Ok, se funziona. Prova, ancora, si sente, si sente. Funziona? Sì. Noi ti sentiamo uguale, però lì dovrebbe andare meglio. Vediamo, sì, ok. In realtà è uno dei festival letterari più importanti. Cioè, se non passi da Pordenone legge, non sei nessuno. Beh, davvero? Ma serio? No, giuro. Davvero? Sì. Il festival del cinema muto anche. C'è un sacco di roba a Pordenone. Queste due, in realtà. Però tu devi farlo sempre con un tono come se ne arrivassero altre, però non... Però Pordenone legge è importantissimo. No, ma è vero. Veramente importantissimo. Bene. Sai chi è importante? Anche il primo ospite che si sta per sedere all'interno di questo basement, che è arrivato con un carico pesante. Io non so che cosa ci sia dentro, e lui ha anche una storia, secondo me, molto bella, da basement assolutamente. Sì, attenzione! Sono il socio di Babbo Natale. Babbo Natale Streetwear. Mocio! Bella Mocio. Mocio, mettilo qua. Allora, Mocio, tra l'altro, mentre veniva qui ha aperto altri 8 negozi, sì, esatto, di affamati USA. Perché la storia del Natale è legata al consumismo, quindi sì, io sono il papà del consumismo. Sì, questo un po' è italiano, vero. Allora, Mocio, come ti definisci tu?
Mi definisco ingombrante. Sì, a parte questo. Mi definisco l'italiano più americano che tu conosca. Davvero? No, però, cioè, però ti piace interesse. Come cosa. Ed sì, è per questo piace, che hai portato un pacco. Ho portato un pacco di... Unboxa tu che non riesco. Ho portato un pacco da unboxare, appunto, sì. Di snack americani improbabili, ma anche legati al Natale. Per cioè, cui vedi che io già sapevo. Tu fai un botto. Questo è lo scotch. Vedi come sono funzionando bene i microfoni. Si sente bene lo Mamma scotch. Mamma mia, si sente. Forse sarebbe bene anche il coltello. Sai cosa? Pordenone dovrebbero aver inventato l'unboxing. Danke. Sì. C'è il festival cioè, dell'unboxing. Se non sbaglio, non vorrei essere. C'è il festival dell'unboxing. Esatto. Pordenone. È probabile. Sì. Esatto. Ma no, adesso scherzi a parte. Tu ad esempio online fai una cifra, un sacco di contenuti da tanto tempo ormai, da un sì. po' di anni. Io ricordo che ci siamo conosciuti perché ci ha presentati Claudio Maggioni, che dovrebbe essere qua, dovrebbe essere qui anche lui. Che tra l'altro è nato a Pordenone. Sì. Ed è artefice di tante connessioni nel mondo. Sì, esatto. E all'inizio erano i primi, sto parlando del 2016. 2018. Ok, 2018. Sì. E stavi iniziando in realtà a fare contenuti online. Ho iniziato proprio a caso perché Claudio sì. mi ha chiesto, senti ma ti andrebbe di fare delle video ricette di cibo americano, sapendo lui che io sono un grande appassionato di cibo americano, mi chiede questa cosa. Io dico, ma sì. Può funzionare? Ha funzionato. Ha funzionato, perché poi quello è diventato un po' il tuo focus. È diventato la... In realtà, cioè, io ho sempre fatto, tipo, metti, non so, le vacanze negli Stati sì. Uniti per andare a mangiare la roba. Ok. Però non ho mai registrato nulla. Quindi da tu quel già ce l'avevi. Poi, esatto, io ce l'avevo. Cioè, io ho quel trick lì di andare a mangiare, non so se si vede. No, beh, sì. No, perché la telecamera sfida. Allora, magari. Diciamo, con tutto rispetto, non è uno di quei casi in cui uno dice, ma chissà dove la mette tutta quella roba. No. Perché esatto. comunque, ma fa parte anche del personaggio, sì, cioè, se tu dimagrissi dall'oggi al domani. No, mi licenziano. Perdi pubblico. Esatto. Beh, una delle cose che vedo che ti chiede di più la gente è lo sgarro. Cioè, far vedere tu che sgarri e quindi mangi una cosa cosiddetta food porn in giro per il mondo. Sì, e si posso dire le parolacce? Sì, credo okay. proprio di sì. E si incazzano perché pensano che io possa mangiare, non so, 6 panini, cioè poi io assaggio tutte quelle cose, non è che sì. le mangio tutte, no? Ok. Sfatiamo il mito. Sfatiamo il mito, non sono allora, grasso. Aspetta, perché io guardo i tuoi video e dico "Ma allora anch'io voglio mangiare 6 panini, poi sto malissimo". No, perché l'importante non è la quantità, no, cioè non può essere un colpo così di fiamma, deve essere la costanza, cioè sono 30 anni che mangio tutti i giorni. Esatto. La determinazione. Allora, giusto per toglierci poi questa scatola che è molto bella, ma però fa anche un po' ombra. Voglio vedere che cosa c'è qui dentro. Vai. Tanta carta, tanta tra l'altro. Carta. E perché è Natale devi carta, unboxare carta. Perché devi unboxare USB, esatto. Carta riciclata. Ma no, allora, possiamo iniziare per favore dai Bigs, che sono lì in alto, che sono una cosa tipicamente americana, sono i semi di girasole, li vedi lì, quella cosa così detto Takis. Ah, questa. Esatto, questa è una roba proprio American vera. Sono Bigs. Sono semi di girasole al gusto Takis, che sono delle patatine piccanti. Questi li mangiano e poi Takis subito, secondo me, con questo. Ma vai proprio subito a attaccare. No, questi sono tipo li mangiano i giocatori di baseball, tipo per davvero? Sì, oppure li mangiano quando vai alle quindi partite. Quindi aspetta, per essere snack americano a tutti gli effetti, quali sì. sono le carte? Devono essere solo sul mercato americano? Allora, devono essere inutili, con delle calorie calorici senza senso e tante volte proprio alieni. Cioè, tipo queste sono una cosa aliena. Ok. Perché semi di girasole al gusto di patatine piccanti messicane... Mi sembra un po' un match, no? Ok, match. Okay. Questo è devastante. Beh, tosto questo. Io non l'avevo mai visto, devo vuoi dire provarlo? La verità. Non in questo istante, però secondo me tra il Pandoro e un panettone. Perché nel frattempo noi festeggiamo il Natale, perché c'è anche da bere e da mangiare. Vado a vedere altro, aspetta. Ci dovrebbe essere allora, un alberello, tipo... Un alberello. Allora, questo... Ah, beh, questo cos'è? Non siamo su OnlyFans. Io qua vedo un... Questo sì. Questa è roba mia. In che senso? No, questo è un cioccolatini. È un candy cane, sì. detto così. Sì. A forma, cioè di Reese's, dentro sì. sono delle coppettine le più famose al mondo, forse okay. al burro d'arachidi. Ok. Ovviamente viene fatto buono. In questa burro forma. D'arachidi è proprio una roba americana. Sì, cioè devastante. In Italia arriva un po', c'è, ma è proprio io sì, lo so, c'ho sai la cosa che da noi è una cosa fit. Se tu vedi tutti i palestrati, sì, oh, burro d'arachidi. La cosa è una cosa da ciccioni come me, okay. tipo no, vabbè, ok.
Va bene, ne faccio vedere un po'. Le snowballs. Snowballs. Queste, quando ti dicevo l'inutile. Perché ti ricordi che snowball è il soprannome di qualcuno. No, no, no. C'è anche Elisa Cyber. Elisa Cyber, puoi arrivare al microfono, quello che c'è qui, per favore. Noi facciamo tutte le settimane su Radio DJ un collegamento con Davide Patron. Guarda come sto in spot. E ti ricordi che io sostenevo che le palle di Natale per l'albero si chiamassero snowballs. Però me la ricordavo evidentemente solo io questa cosa. Però per dirti, quando ti dicevo prima, no, questo è il tipico dolce americano, cioè una tortina al cioccolato ricoperta di marshmallow, sì, ripiena di crema al latte con cocco grattugiato rosa. È buonissimo. Cioè, non era necessario, cioè, sì, potevi fermarti alla tortina al cioccolato. Oggettivamente hanno un po'. Esatto, ma tu te la studi proprio la cucina americana da questo punto di vista? Cioè, fai degli studi? Non solo io, perché devo dirti questa cosa, ad esempio. Gli snack americani sono sempre stati un po' un trend, no? Fico. Sì. Però ultimamente sono, ad esempio, mega in hype. Tanto che Netflix ci ha fatto una serie in cui gli chef americani riproducono gli snack americani. Ah, per cercare di farli di qualità. Sì, ma tanto è inutile. Tanto noi vogliamo la shit, no? Sì, cioè, a noi piace roba, la guarda, io penso inutile farlo al volo, giusto per. Questo è un grande classico. Baby Root, immancabile. È uno snack per chi non ci stesse guardando in questo momento. Sembra un lion. Sì, è un incrocio tra un Mars e uno Snickers. Ah, ok, ok. Ed è famosissimo perché nei Goonies, sì, è vero, Slot si mangia la Baby Root. Ok, poi Ricky vuoi vedere questo è clamoroso. È un joypad di cioccolato. Okay, ok, ma no, non era necessario anche ma solo cioccolato però. Sì, Skittles, tutto di cioccolato. Vabbè, è umile. C'è una marca tipo Skittles, no? Sì. Skittles è una marca che in Italia c'è stata, forse c'è ancora, ma è stata sempre low profile. In America è molto più. Mamma mia, sono tra le caramelline preferite, tanto che ne fanno delle versioni poi che da noi non ci sono, tipo queste Dark Side che sono ai frutti di bosco, eccetera eccetera. La cosa bella di States è che ci sono dei gusti improbabili, sì, poi, no? Sì, cioè, sì, sì. Tipo le Pringles, metti. Okay, da noi sì, paprika, sì. Sai perché non anche fa, anche la Coca-Cola stessa, ce ne sono mille. Se vai in un fast food ci sono mille gusti di o la Fanta di cioè là c'è pineapple, pesca, cose. Beh, io comunque quando vado lì, mentre in Italia cerco, provo a stare attento, quando arrivo lì io alzo subito bandiera bianca e dico tanto sto un periodo limitato, mi fondo di qualsiasi cosa. Però una roba che mi ha fatto impazzire più su Los Angeles che su New York, che sono un po' più attenti, forse anche l'ulti food è nato forse un po' più da quelle parti, ci sono ogni ristorante nei menu ci sono le calorie, cioè tu sai che quella fetta di cheesecake ti ha tot calorie e ce l'hai scritto sul menu. Esatto, ma anche da Mac tipo, no? Quindi esatto, tu lo fai consapevolmente, dici sono 10.000 calorie, vaffanculo, piglio lo stesso. Vabbè, c'è veramente di tutto in sto pacco, anzi potremmo veramente tipo il panettone, questo è nostro, no, però allo sciroppo d'acero. Vedi? Che è una versione del panettone venduta in America? No, però si trova, è una versione che si può trovare. È una chicchetta che ti ho voluto portare per dare calorie su calorie. Cioè già il panettone sarà 70 milioni di calorie. Ci guarda, anche la Fanta, la Pineapple. Questa è la mia prefe, in assoluto. Vabbè, i waffle, che sono un grande classico. Esatto, da colazione sempre. Vabbè, c'è della roba incredibile. Questi anche chunky cosa sono? Biscotti? Ah, questo no, è un cioccolatino con uvetta. Ok, ok. Bello, okay. Molto bello, molto allora, spesso. Io approfitto, dato che veramente non so, cioè io non ho una scaletta, non ho niente di quello che succederà. Tra l'altro ne approfitto per dirlo perché tutti mi chiedono tutte le volte delle puntate, ma cosa ti prepari? Io non mi preparo niente, seguo sempre un po' l'istinto delle cose che succedono e che accadono. E adesso a me viene un collegamento incredibile da fare. Vai. E anticiperei subito un altro ospite che pazzesco c'è qui in studio, che è il signor Franz, che ho visto arrivare prima. Che è un altro grande appassionato. Franz, ci sei? Ti chiamano come se fossi in collegamento dall'Honduras, come sull'isola del famoso. Franz, scusami, ho fatto un collegamento. Allora, vieni. Mi ho fatto un collegamento perché se lui è un grande esperto delle come dire, del junky food statunitense, tu sei un grande appassionato di cibi strani giapponesi. Sì, o sì, no? Sì. Cioè, però hai fatto diversi contenuti. Ti abbasso io. Aspetta. Signor Franz, un applauso, signor Franz, che ha dato ritorno al basement. Dopo essere stato protagonista anche di una puntata dove abbiamo parlato di un sacco di cose e di tanti punti di vista diversi. Però appunto tu giri un sacco, ti piace un sacco anche la parte giapponese, sì, in particolare orientale. Mangiare, sì. E ho visto tanti video belli tuoi. Sì, mi piace. Uno che mi è piaciuto tanto, se non sbaglio, arriva da un suggerimento di un'altra persona qui dentro, è cosa posso fare con un euro in un supermercato. Non so se sono stato io. No, sì, eri tu. Tutti, credo. No, però era la gag. Cioè, cosa posso fare con un euro? L'ha fatto lui, no? Sì, perché c'è anche Marcello. L'hai fatto tu. L'ho inventato io.
No, però cosa posso fare con un euro in un supermercato? Sì, un supermercato. E cosa potevi fare con un euro? Niente, perché sono gli yen. Vabbè, qual è la, tu ci trovi delle affinità tra il mondo, tra la, gli alimentari strani americani e quelli giapponesi? Io amo andare nei supermercati in generale perché, cioè, dal cibo capisci tanto del popolo, capito? Okay. Quindi da quello che trovi in un supermercato capisci cosa mangiano, se stanno bene, se stanno male. Tendenzialmente stanno male. Il Giappone è molto più salutista. Okay. Anche se comunque stare in Giappone, non so, una settimana non è facile per noi occidentali, cioè per noi italiani, perché comunque loro friggono molto, cioè mangiano molta carne, quindi se vuoi mangiare, cioè è difficile andare pranzo e cena fuori in Giappone e mangiare bene. Ok. Ma credo in generale ovunque. Però negli Stati Uniti mangiare bene costa un botto di soldi. Sì, esatto. Sì. Allora, secondo me non è così difficile, cioè non è difficile. Io intanto assaggio, che l'ho promesso. Negli Stati Uniti è costoso, sì, perché sì. Un hamburger costa $1, un'insalata ne costa 20, cioè, per dire, una roba. No, boh. Questo è molto buono. Quello molto buono. Buono. Però farei assaggiare Snowball, signor Franz, quasi quasi. Anzi, mi hai assaggiato le Snowballs? No. Allora, consistenza, ok. Tortina al cioccolato ricoperta di marshmallow, cocco e ripiena di crema al latte. Io, se posso, cioè so che sono cose mie, lui? Però posso assaggiare. No, le Bigs, io sono fan di queste. Ok. Che farei assaggiare anche agli altri, perché io sono fan di queste robe qua che tu prendi, apri, te le butti una manciata in mano e poi come va a finire? Semini. Okay. Però apparentemente sembra che facciano bene. No, non è, poi no, perché stanno ricoperti totalmente. Okay. Tutte quelle scritte non fanno bene. Anche coloranti, magari, penso. Comunque io ricordo che negli Stati Uniti anche l'acqua costa di più della Coca-Cola, no? Sì. È vero, no? Sì. Ah, ma ti volevo dire una cosa. Tu te la ricordi, o me la ricordo solo io, la Pepsi blu. Qualche anno fa, io mi ricordo che comprai questa Pepsi blu e il Natale fu un trionfo perché ce l'avevo solo io. C'era quella e poi in Giappone, se ti ricordi, era uscita quella trasparente. Sì. Quella era... Davvero? Sì. Pepsi trasparente. Come se fosse acqua? Come se fosse acqua. Ma sì. Fa come l'acqua, trasparente come l'acqua, ma fa male. Ma fa male come la Pepsi, non di più forse, perché... Beh, cazzo. Sì. L'altro giorno, a proposito di cose che fanno male... Salutiamo Pepsi, che non sponsorizzerà mai questo podcast. A proposito di fake news su queste cose, perché magari non è vero. Questa me la stucco tutta io? Vai, così due bocconi. No, è uscita una notizia che diceva che gli Oreo vengono trattati con l'ammonio. Gli Oreo negli Stati Uniti sono forse il biscotto più venduto. Assolutamente sì. Perché hanno fatto anche le collaborazioni anche con le Snickers Supreme, cioè esatto, sono uscite anche la versione Supreme. Che vengono trattati con l'ammonio, eccetera, eccetera, ammonia. Non è vero, è uscita poi la smentita. E Salvini si era arrabbiato? Sì, madonna mia. E tu ti devi subito arrabbiare. Sì, perché se una cosa americana e fa schifo, deve farti tu morire. Tu ti devi arrabbiare. Poi, magari muori, no. No, 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 ci mancherebbe, però... Però tutti si indignano perché da noi invece no, come se la parmigiana della nonna non fosse fritta. Io devo dire, mangiati tutti i giorni la parmigiana, le lasagne. Poi qual è il contenuto che ti ha funzionato di più sui social? La carbonara. Sì, nel senso, una carbonara fatta e poi messa in una focaccia con burrata e mortadella. Perché ti hanno insultato. Esatto. Ecco. Ma le cose che funzionano sono queste. Rating, vero? Sì. Le cose che ti insultano, che stavo parlando prima con Marcello venendo qua. Sì. Ho fatto un video in cui ho detto, ma faccio un video cretino, vediamo che succede. Mi taglio i capelli a Dubai. Sì. La gente è impazzita. Il signor Bruno, che ti ha commentato, l'ho visto anch'io, ti ha commentato il video su YouTube. Chi se ne frega. Chi se ne frega. Beh, ragazzo, sei venuto tu a vederlo il video. Però vabbè, insomma, quella cosa lì ha funzionato. Sto facendo un casino perché sta esplodendo. No, tranquillo. Abbiamo anche dei tovaglioli, credo. C'è anche un'ambulanza fuori, in caso. No, qualcosa del genere. È dolce? Vabbè, è buono, si può fare. Invece la cosa più buona che hai mangiato tu durante uno dei tuoi viaggi? Ma sai che... non lo so. Sicuramente provare il sushi e la tempura in Giappone è un'esperienza diversa. Ok. E ad esempio mi piace molto in Giappone il tonno. Che non mi piace qua. Cioè qua non riesco a mangiare il tonno al sushi. Okay. Qualunque sushi sia all you can eat, non all you can eat. In Giappone mangio solo tonno perché il salmone sa proprio di pesce. Sì, pesce. Ok. E non mi piace. E poi, invece lì... poi la gente impazzisce perché dice, quello è il nostro tonno. È il tonno del Mediterraneo che andiamo noi e tu te lo vai a mangiare là. Ragazzi. Però a te è una cosa che ti criticano, dato che abbiamo parlato di gente che commenta video? Qualsiasi cosa. Qualsiasi. Qualsiasi cosa che faccio. Davvero? No, allora la gente, come dicevamo prima, si arrabbia o per le quantità. Sì. Cioè quando faccio vedere che mangio 5 panini, okay, la gente è convinta che io li mangi tutti, stai morendo, va che non muo-. E poi si incazzano tutti perché uso la parola sgarro. Okay. Siccome adesso sono tutti, no,
che si allenano come dei matti, certo, e poi sgarrano. Ah, io non posso utilizzare la parola sgarro perché appartiene al loro mondo. Quindi, ah, sì, sono tutti, okay, indignati. Perché non può essere uno sgarro perché non stai facendo la dieta. No, esatto. Però, però, se io prendo il significato della parola sgarro, sì, se dico sgarro al sushi, okay, negli altri sei giorni della settimana non ho mangiato sushi, oggi mangio sushi, è uno sgarro. Sì, ci sta, fondamentalmente. Quindi loro si triggerano tantissimo perché io utilizzo la parola sgarro. Però in tutto questo tu hai anche un progetto imprenditoriale dietro. Ma è nato mentre tu facevi contenuti? Sì, è nato perché ho detto, ma cosa posso fare qua così? Cioè, nel senso, sono in giro ad assaggiare gli hamburger in tutto il mondo. Aspetta, aspetta, apro e chiudo parentesi, l'hamburger più buono che tu abbia mai assaggiato? Dura. Perché tu fai anche questo, fai il... Sì. Infatti una volta sono andato a mangiare con Moccio, siamo andati dopo un evento che avevamo fatto, a parte che il suo momento, la, il momento in cui lui doveva fare il, la sua ordinazione, aveva un hype attorno incredibile, che, beh, tutti, ma... volevano sapere, sì, esatto. Però io sono arrivato e conoscevo il proprietario del, del ristorante, okay, mi fa, ma no, ma cazzo, adesso mi hai portato Moccio, siamo io, rovinati. No, non so, adesso sentivano la pressione, cioè come se fosse arrivato Cracco, lo chef stellato, però al contrario sull'hamburger, loro avevano, sentivano, cioè, la pressione di Moccio sull'hamburger, perché allora, tu vai in giro a fare questo... Sì, ad assaggiare più che poi fare classifica, perché ne, ce ne sono talmente tanti tipi, penso che ci sia, ognuno ha un suo stile, no? Il mio forse è uno stile un po' più old school. Io dico che Minetta Tavern a New York sia uno degli hamburger più iconici nel sapore che io abbia mai assaggiato. Minetta Tavern, Minetta Tavern è una steakhouse old school, propone un hamburger con un brioche bun, della carne dry aged e soltanto delle cipolle caramellate, cioè due cose nell'hamburger al top. Okay. E basta. Cioè tu senti questo sapore che less is more. Incredibile, sì. Incredibile, bomba. Incredibile. E poi tutto questo, quindi sei partito col tuo progetto. Esatto, sono partito con il mio progetto di... Ma sai che quasi quasi dopo averne assaggiati 6.000 provo anch'io a fare un hamburger. Sì. Quindi Meat Grew nasce con questa, no? Con questa idea, cioè proporre la mia idea di hamburger dopo averne assaggiati 1.000.000, diciamo. E poi invece Affamati USA. Affamati USA nasce dal fatto che mi sono rotto le palle di andare al supermercato e trovare al massimo dello sballo mulino bianco. Sì. Quindi da noi è un po' così, no? Cioè tutto un po' pettinato, tutto un po', i gusti sono quelli. Come, sì, certo. Ho una domanda per farmi insultare. Ma il Beyond Meat, questo hamburger vegano, dove lo mettiamo? Attenzione, attenzione. Io sono molto pro. Non so se... Sì, mi aspettavo un insulto, torno in castigo. Perché a me piace molto l'idea magari di dire, vabbè, oggi non mangio la carne, mangio una roba simile che ci può stare. Non so. Ma è più leggero? Cioè se io mangio un hamburger vegano sto facendo la dieta? No. No. No, insomma fa anche più male della carne. Ci sono dei valori che sono più o meno simili, leggevo. Però non so se sarà la via giusta di produrre qualcosa che sostenibile, esatto, che non so impatta se meno. Però più potrebbe essere. Perché cioè, è ultra processata come, cioè, sì, okay, roba. Quindi boh, è meglio una, cioè, io preferisco mangiare una carne buona, sì, che sai che paghi tanto, la mangi una volta ogni tanto. Attenzione, sta per arrivare una parola importante. No, no, spazio. Io volevo sapere, no, c'ho anche io una domanda, sì, perché quella, la tavern di New York non è, cioè, è un locale singolo, ma invece volevo, sì, sapere degli hamburger delle catene americane. Allora, la mia catena preferita è In-N-Out. 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 Beh, sì. Spazio è un altro cultore, un altro pioniere del mondo USA a Milano e in Italia. Giusto. Esatto. Giusto? No, no, sei d'accordo? In-N-Out tutta la vita. Sì, perché anche non è... Anche se Fatburger mi è piaciuto tantissimo. Sì, perché non è solo, secondo me, la qualità dell'hamburger, perché penso che In-N-Out a livello di qualità sia un po' meno, ad esempio, di Shake Shack. Okay. Ma il mood con cui viene vissuto è In-N-Out, c'è, cioè, una sorta di culto. Cioè tu quando entri da In-N-Out vedi la gente che è lì perché è da In-N-Out. Però di solito queste cose va a rovinare un brand, non a rovinare, no, un brand, a rovinare la qualità. Cioè, io sono stato a Los Angeles da In-N-Out, ovviamente mi era, cioè, avevi quella sensazione di essere entrato in un luogo di culto che di, sì, solito diventa superiore rispetto a quella che poi diventa la qualità, si va a mangiare il resto. Tieni conto che lì era molto buono, sì, sono d'accordo, e non è mai, cioè, variata la qualità. Tieni conto che loro non fanno aggiunte al menù da sempre. Sì, sì, loro, cioè, hanno, sono partiti così. Loro hanno 3-4 panini, due, pensa, due che tipi non di hanno hamburger, il bacon, e quello col pollo e basta, cioè. Sì. Quindi non hanno, non sono, hanno e basta. Okay. Lo devi portare da casa. Se lo aspetta, che c'è Marcello che avrebbe da ridire. Ci sarebbe il menù segreto? Sì, c'è assolutamente il not so secret menu. Ok. Perché loro dichiarano sul loro sito questo not so secret che contiene delle cose che tu puoi chiedere in cassa che non sono esplicitate nel menu. Ok. Però nel okay. C'è questo animal style che è loro, praticamente il loro signature, che tu puoi fare. E c'è questa cosa, no, che ti senti
molto più dentro, molto più dentro al fast food, alla cosa, perché sei a conoscenza di questo segreto, no? Ok. Quindi sei un... Beh, è bello. No, no, ma molto figo. Molto è una roba figo. Da community che forse più per anche di più di tante è altre. Veramente un fast food, uno di quelli che è rimasto con il prezzo fisso, cioè gli hamburger costano molto poco. E un po' per chiudere l'argomento, non ti voglio fare i conti in tasca, però Affamati USA, quindi tu porti gli snack tipicamente americani in Italia, quindi un'altra cultura, un altro mondo, come sta andando, che percezione hai da parte del pubblico? Guarda, abbiamo aperto il secondo store in Porta Ticinese, che è la via dove dovevamo aprire, perché sono tutti un po' i brand di riferimento. Ok, poi, no? E sta andando molto bene, sta andando molto bene perché è un prodotto di nicchia, ma che vive un momento di hype sui social, su TikTok, sì, ad esempio, mega, cioè proprio. Infatti vedo i tuoi contenuti comunque girano veramente un sacco, sì. Però l'immaginario io sta andando USA molto bene. È quella roba lì. Quello è anche i ragazzini che adesso c'è il culto del, non so, di tutta questa roba, perché ci sono le scuole americane, le scuole inglesi, sì, sì. Che fanno viaggio organizzato a New York, tornano tutti, hanno assaggiato la Reese's, no, oddio, non la trovo, dove la prendo, eccetera eccetera, quindi resta. C'è un po' tutta questa roba. Mocci, intanto grazie mille per tutto questo e per la roba. Tu sei tipo un contrabbandista, sei un narcos però del cibo americano. No. Forse è meno illegale. Chiaro. Di quelle cose. Potrebbe essere. Allora, ti faccio fare il cambio per ora, però ovviamente stiamo tutti qui, continuiamo a ognuno, chiunque abbia da dire qualcosa lo faccia, però con la persona che apparentemente potrebbe essere quella che non può assolutamente mangiare queste cose, sì, però in realtà quando va lì e in alcuni periodi lui si sfonda più di quanto mi sfondi io e c'ha l'addome scolpito. Sto parlando, adesso guardatevi intorno, credo che sia Tommy Marino. Beh, c'è un filo conduttore, a parte la passione a parte per il basket, però è un piacere. Cioè, Tommy, tu sei uno che quando, cioè, a me fa impazzire perché quando vai in America tu ti sfondi veramente a livello importante. A parte il gelato, quello sempre. Pazzesco, comunque in puntata. Mi sfondo aspetta, aspetta che. No, dico i due più grandi fisici in Italia, quello di Franz e quello di Tommy Marino. Ma infatti uno dei due ha vinto il Nobel per la fisica. Però esatto, quello è un altro discorso. Io mi spacco anche a Rescaldina, come sai. Sì, beh, chiaro, quello anche fa, in queste zone. Quello fa la differenza. Mangio bene finché il mio cervello non arriva a un punto dove non lo vuole più. Chiede zucchero, chiede schifezze e io gliele do un giorno a settimana finché proprio. Sì. Sì, sì, un giorno a settimana, tu ti tieni il giorno. Cerco di fare un giorno a settimana, sì. Chiaro. Che è qualsiasi giorno. Chiaro. Può capitare in qualunque momento, ma. Come stai? Come sta andando la stagione? Sta andando bene. Di pari passo con la mia schiena, che sai che all'inizio stagione ho sofferto tanto di mal di schiena, ora sto bene. No, che per te come è andata la stagione vuol dire tante cose, nel senso che tu fai da una parte la stagione sportiva giocando in una squadra di basket e poi ovviamente hai tanti altri mondi che coltivi. Guarda, va tutto bene in realtà, cioè, come tu ben sai ci sono vari progetti che crescono alla velocità della luce, altri che, anche se noi diamo la percezione che sia tutto a 100 all'ora, in realtà richiedono piano tutti i giorni. L'importante è che sui social tu sia sempre al top e che sembri che sei a mille. Dato che siamo tutti qui riuniti in realtà per celebrare il Natale, esatto, e tu sei uno dei più grandi di servidi dei grandi sostenitori degli anni 90. Cioè, io quando penso a te penso a tante cose che abbiamo vissuto magari nella nostra adolescenza. L'altro giorno stavo guardando i film di Natale di oggi perché volevo far vedere a Rachele un film di Natale, no? E ho detto vado a vedere tra quelli nuovi, ok, vado sulle varie piattaforme e tutti quelli nuovi, alla fine ho girato mezz'ora, ne ho iniziato a vedere uno, alla fine gli ho fatto vedere una promessa, una promessa, e mamma ho perso l'aereo. Natale sulla 50. Sì, però è incredibile come quelli di oggi non siano. Ma è perché siamo noi? Sì, secondo me siamo. No, noi. No, sono diversi. Proprio la qualità che è di. Attenzione, Marco Merna dice la sua. Cioè, un film, Una poltrona per due? Vabbè, no, certo. Però è sempre anni 90, 80, forse ancora. 80. Però di quelli recenti ce n'è uno di Natale che è diventato un culto? No, direi di no. Zero. Nessun. È probabile che tua figlia ha l'età. Farà la stessa cosa. Farà la stessa cosa, dirà quando c'era Masha. No, ma è proprio cheap. No, ma il film di Natale è proprio cheap. Anche come Giallo, produzione. Siamo noi. Siamo noi. È la sindrome di Space Jam. È vero. Che fa schifo, è bello solo il primo e il secondo fa schifo. Ma tutto, cioè nel senso, se non solo Space Jam, qualunque cosa. Esatto. È bello. No, secondo me sono. Cioè, io su quelle cose riesco a essere elastico, oggettivo anche. No, su Space Jam io capisco che il secondo comunque è per un'altra generazione, non è per noi che abbiamo visto il primo. L'hai detto. Vuoi dire anche i film di Natale? Temo di sì. Ma forse il Natale siamo è vissuto noi completamente in maniera diversa dai ragazzini di oggi. Cioè, la magia del Natale
sia un po' spenta, perché adesso, cioè, con questi giovani che hanno internet. Questo maledetto. Beh, parliamo come i boomer. Maledetto no, internet. No, però è vero, cioè, prima i bambini parlavano solo a scuola tra di loro. Sì. E adesso stanno in comunicazione in continuazione. Cioè, c'è proprio una maniera diversa di vivere le feste, di vivere le magie. Okay. E quindi forse sia un po' spenta. Sì. Non lo so. Può essere. Dimmi i tuoi 3 film di Natale della storia. Fammi la tua classifica. Ma ho perso l'aereo, non riesco a non guardarlo sempre. Ok. No, beh, voglio la posizione. Fai 5. 5 film di Natale. 5 sono troppi. 3. Allora, 3 in ordine, però dal terzo al primo. E allora, Natale sulla 20, che è 50. Natale sulla strada. Che è una storia di una prostituta. Esatto, è il Pretty Woman finito male. Esatto. Quello sicuramente, no, quello forse è il terzo posto. Mamma ha perso l'aereo, primo posto. Sì. Il secondo forse mi manca. Che c'è di incredibile? Non lo so, Tommy, i tuoi 3 preferiti? Ma io sono scarsissimo. Ti dico Mamma ha perso l'aereo perché veramente è quello che ho visto 50 volte. Allora è Mamma ha perso l'aereo. Sì, mamma ho riperso l'aereo. Quel cartone della Nightmare Before Christmas, dove c'erano tutti i mostri. Quello mi piaceva. Anche, sì. Quello ci sta. Forse qualche cartone natalizio c'era. Sì. Qualche Disney, ma io ci metto dentro anche. Stai per dire Cinepanettone? No, Cinepanettone io ho escluso. Però sono, beh, quelli fanno un altro campionato, però. Quelli, sì. Beh, perché sì, la serie Vacanza C. di Natale 1 a 2. Ma sai che quelli è incredibile come il tempo renda tutto leggendario. Se sì. oggi ripenso a quelli, adesso invece per alcuni sono ritornati. Ma sai, sono dei capolavori. Ma perché dicono cose che non si possono più dire? Quindi è tipo. È diventato. Wow, è vero. Loro è lo vero. Potevano fare. Effettivamente sta succedendo questa. Comunque posso dire un bel film di Natale recente. Allora, a parte Frozen, che è una merda. Beh, tu rappresenti la Gen Z, la Gen Z. Non lo so. Ma Frozen non è di Natale, c'è solo la neve. Però sì, poi non è di Natale. Frozen è di Natale? Beh, dai, lo guardano tutti a Natale. Però di Natale non c'è Mandela, neanche un albero, di Natale. Io no, però un c'è sacco solo di gente. C'è solo, purtroppo c'è solo una bufera di neve. Le 5 leggende. Le 5 leggende, ne abbiamo parlato in diretta. L'ha detto, l'ha detto Tommy. Mio marino, perché in Nightmare Before Christmas si gioca a basket. E quindi l'ha citato apposta. Okay, è vero, io sai che non me lo ricordo. Ma no, si gioca pensavo a ci fosse un pezzo. Prendi troppo sul serio. Le 5 leggende è un filmone. Non frequento. Io metto il mio film di Natale preferito in assoluto è The Family Man. Ah, ok. Non ma è una roba seria. L'ho visto abbastanza. Cioè, però no, è serio. È serio. È quello con Nicolas Cage che gli fanno una sorta di sliding door su come sarebbe stata la sua vita. Sì, invece di fare una scelta di lavoro e diventare businessman senza cuore che è diventato, avesse scelto la sua fidanzata e con una famiglia in campagna. Sì. Allora la partita di Natale di basket per eccellenza. Urca. Questa me la così. Prima, però. No, perché se non c'è il film di Natale avrai una partita, una delle sfide natalizie. Perché poi l'NBA ha questa cosa che anche altri sport hanno in Italia, forse un pochino di più adesso. A te ti facevano giocare giochi da Natale? Io non gioco, ho giocato a Natale. Il giorno di Natale? Ho giocato il 26, il 23. E secondo me è una cosa super giocare a Natale. È una svolta. È bellissimo. Ovviamente noi, iper tradizionalisti, no, a Natale no. Invece secondo me è stupendo. C'è più gente a casa che si rompe i coglioni, esatto. Non vede l'ora di andare a vedere una partita. Sì. L'atmosfera al palazzetto è bellissima, un po' più noioso per chi magari deve farsi la trasferta lunga a Natale. Però secondo me è una hit super giocare a Natale. C'è anche una bella atmosfera legata a tanti bambini che vengono a vederla. Ma sì, è bellissimo. L'NBA infatti fa 5 partite in maratona al giorno di Natale. Con orari anche utili al resto del mondo. Orari perfetti. E secondo me io lo farei. Beh, io se la ci mia, seguite la... amici della Lega dove viene. Ma perché adesso non c'è, Sì, non il giorno di Natale credo, però si gioca intorno a Natale. Sì, più o meno lo fa. Il 26 sono abbastanza sicuro che ci sia. Il 25 non me lo ricordo. E poi altra cosa, devono mettere partite di cartello. Sì, partite belle che la gente vuole vedere. In NBA adesso non mi ricordo quest'anno, però credo facciano sempre partite di cartello. Sì, infatti sì, la sempre. Mia preferita della storia quando c'erano mi è venuta in mente Cleveland contro Golden State. No. Kyrie che segna lo scadere e vince Cleveland. Quella lì ti dico io. Che non è di tantissimo tempo no, fa. No, saranno 4 anni fa. Boh. No, le sfide quando c'era diciamo ancora un Kobe contro LeBron che facevano Lakers Cleveland, che era un po' la partita di carriera, non mi ricordo un panettone nell'occhio, sì. Non ricordo finali incredibili, però forse quella con Kyrie era la più era la più bella in assoluto. Insomma, che aspettative hai dalla stagione? Vincere tutte le partite da qui alla fine. Beh, chiaro. E di quella degli altri
Non lo sai che non lo so. Mi affascina parecchio. Mi affascina sta roba dell'underdog, che ci sono sì. tante squadre tipo New Orleans, okay. tipo Utah, che stanno facendo benissimo. Che non avrebbero dovuto. Niente. Non credo che arriveranno in fondo, anche se la storia sì. della Cenerentola mi piace parecchio. E non sono tifoso di. Però c'è un'altra cosa che di una squadra in particolare, dicevi? Di Brooklyn. Non riesco a affezionarmi a quella squadra lì perché c'è Kyrie che. Kyrie è Kanye West. Kyrie è Kanye West. Posso stringerti la mano? Grazie, per questa cosa che hai detto. Kyrie è Kanye. Perché è un genio. Spiegate poi il sì. gioco del basket. No, praticamente c'è questa una roba tipo quella che c'è lì dietro, poi una okay. palla che devi buttarla dentro. Più che altro, voi avete una cosa anche in comune, secondo me. Che usate Twitter, siamo tra i pochi che ancora Twitter polemica. Cioè normalmente, nel senso, sugli altri social X, intrattenimento, cose sì. varie, magari battute, però Twitter invece entrambi su ambiti diversi sì. non le mandate a dire. No. Ecco, ma quali perché, sono le reazioni? Ma la cosa è tipo, vabbè, su Twitter non mi segue tanta bravo. Gente, quindi esatto, bravo. È un po' guarda che è la sensazione che vedo da parte di molti, cioè molti sì. mi sembra che su Twitter tendono. Solo che a me è successo più di una volta che sportando Tommaso Marino due punti, sportando quello è un cretino. Sportando è il magazine di riferimento. No, ho detto sportando perché sì, sì, uno sì, poteva sì. essere Basket Inside, però tipo lui è uno che su Twitter io ti seguo, è uno di quelli che ogni tanto fa i tweet e io dico cazzo questo l'avrei dovuto io 5 minuti fa. Io invece dico meno male che l'ha detto il signor Franz perché io non l'avrei detto. Però lo penso. No, è vero, scherzi a parte, ogni tanto capita. Si pensa perché su Twitter non ci sono le aziende che ti seguono, che, non, sì. che se lo caga Twitter. Beh, però è un po' come gli amici stretti di Instagram. Sì, però no, magari non c'è l'azienda, ma c'è comunque qualcuno che la guarda quella roba lì. Sì. Che screenshot e poi dopo un anno te la tira fuori. È vero, infatti ogni tanto ricontrollo se ho scritto qualche cosa troppo istintivamente sì. e cancello se eventualmente okay, ho detto okay. cose strane. Però sì, diciamo che. Beh, quella che ha suscitato secondo te più polemiche. No, più polemiche, più discussioni. Ma no, a me non mi caga nessuno. No, beh, però non è vero. Cioè, poi quelli che seguono te, secondo me, riconosco. Cioè, come io capisco quando tu dici una cosa e con che tono lo stai dicendo. Se la togli fuori da quel contesto, chi la sì. legge o chi la vede dice. È vero. Che cosa sta dicendo questo? Ma chi ti segue, anzi, ti viene dietro, sì, continua a fare la battuta. Devo dire che adesso mi sto divertendo molto con Facebook. Attenzione. Perché cos'è? Su Facebook. Perché sei diventato vecchio anche tu. Ma no, ma perché è bello trovare le persone, cioè, capire proprio la società. Cioè, tipo, ne so, Napoli oggi, che fa l'arancino più famoso del mondo. Lo fanno a Palermo sì. e io scrivo no l'arancino più famoso, ho detto Napoli oggi, in realtà è Palermo oggi, no io scrivo no l'arancino più famoso del mondo lo fanno a Napoli, lo fai apposta. No. La gente impazzisce e mi diverto a tirare fuori il peggio dalla gente. Sì, ma devi avere un burner account. Sì, no, infatti lo faccio col mio, infatti la gente dice ma sei pazzo, col a farlo col massacro. Tuo. No, ma devi avere tu anche una forza d'animo per metterti a leggere, metterti a leggere beh, certe cose. A me è successo non per infierire, ma andiamo a giocare una trasferta dove te lo giuro c'erano 5 gradi dentro il palazzetto, sì. si moriva e nel viaggio di ritorno era un pullman, ho detto adesso la scrivo, boom, la scrivo su Twitter. Era Caserta, quindi giustamente non per poco per malosi. Cazzo, mi è arrivata una shitstorm. Cos'è che avevi scritto? Avevo detto, raga, fate qualcosa, non si può giocare in un campo. E allora torna nel paese tuo, scusa. Bravo, esatto, quelle robe lì. No, poi ma tu hai altra la rottura di cazzo, che tu sei un giocatore che gioca. E quindi se finché vinci va tutto bene. Nel momento in cui i risultati magari non sono quelli aspettati, ti rompono il cazzo. Sì, un po' sì. Anche i tifosi. Però stessi. C'ho 36 anni, cioè sono più vecchio della tosse, nessuno mi vabbè, ormai l'ho superata la roba. Cioè mi dà ancora fastidio. Sì. Perché se ti dicessi che nulla mi tocca, chiaramente mentirei. Okay. Però l'ho superata quella roba del cioè di quello che mi scrive pagliaccio. Certo. Sì, sì, finché è così che la buttano là, ok, ma quando vanno sullo specifico Quando hanno ragione soffriamo. Beh, quando ti toccano sì. nel cuore. O quando hanno ragione, quando sono particolarmente cattivi, tipo con Slam Dunk. Ok. Quando sono particolarmente Slam Dunk, cattivi. Però come fai a essere cattivo con un'associazione? No, sei cattivo con me. Ah. Cioè, prendi quella roba lì e lì la soffro. Però quella lì perché è una roba davvero delicata. Cazzo, però per andare a prendere quella, comunque anche per usarla contro il mondo è grande, il mondo è grande. È brutta come scrivono non me l'aspettavo da te, ma è veramente deluso. Cose così, ma non ho fatto niente, perché? Ma non E tu invece hai mai letto qualcosa da qualcun altro che avresti voluto scrivere tu? Ma a me piacerebbe che la gente fosse un pochino più onesta. Sì. Perché leggo sempre cose che cioè non ci credo a quello che leggo. E sarebbe bello che la gente dicesse un pochino più quello che pensa. Perché okay. sono tutti molto tenuti e molto tirati. Hanno paura di dire la virgola in più. Chiaro. Perché sennò chissà che succede, non lavoro più, oddio. Invece dite, menamo. Sì, ti ricordi quando ti ho scritto, ho commentato una roba e ti ho detto
Secondo me io sono al 100% non d'accordo con quello che hai detto nel video. Sì. Ti ricordi? Sì. Aspetta, non ho capito il trigger. No, lui è uscito un video, adesso non mi ricordo che video era, che parlava di finanze, di robe. Io me lo sono guardato e ho detto, cazzo, non sono d'accordo su niente di quello che però ha scritto un commento pulito. Io l'ho scritto su Instagram e ho detto, sai che non sono d'accordo con neanche una parola di quello che... Però il commento costruttivo, cioè così ci può anche, ci può anche stare. Beh, quello insulto così gratuito, quello anche no. Però vabbè, insomma, Franz, io ti ringrazio intanto. Grazie a voi. Tanto qualsiasi cosa, se senti l'esigenza di dire qualcosa, puoi dire. No, più che altro perché vorrei invitare a questo tavolo quell'uomo lì che è pronto. Sì, è lui, Space One al basement. Spazio, guarda che c'è sempre un filo conduttore tra gli ospiti che si alternano più o meno adesso a questo tavolo. E qua ce ne sono un sacco di cose. Yeah. A parte di cose che tu puoi raccontare, sono troppo contento che sei passato. Yeah. Perché vabbè, tu hai fatto in qualche modo anche... Adesso prima abbiamo parlato di anni 90 scherzando, però quello è stato forse uno dei miglior momenti per chi faceva la musica. O quel tipo di musica? Assolutamente, perché è stato il momento in cui il rap è diventato un mainstream anche in Italia, partendo magari da metà anni 90. Okay. Perché prima era soltanto una cosa di elite, era una cosa che vivevamo noi del muretto, che conoscevamo la cultura hip hop. Quando poi arrivava qualcuno e parlava di rap, ma non era proprio a conoscenza dei meccanismi, sì, della cultura, veniva subito snobbato. Non si viveva poi benissimo. No, perché poi eravamo una cerchia così ristretta, volevamo tenerlo puro, sì, quindi non sempre chi arrivava per ultimo, l'ultimo arrivato, era benvenuto. Anche se aveva delle capacità, delle abilità, quindi eravamo sempre un po' diffidenti. Voi, insomma, siete stati tra i primi anche a fare determinate cose, ma adesso che... Prima parlavamo di social, no? Tra Franz e Tommy. Tu come vivi i social oggi? Come li vedi? Anche proprio sul mondo della musica rap o hip hop? Io li vivo da uomo di 51 anni, quindi okay. Sì, no, li seguo parecchio, ma tipo su Instagram c'ho 5-6 profili che parlano dell'hip hop anni 80, quindi anni 90. Okay. Però no, vario. Okay. Sì, non sono attaccatissimo, però lo usi anche per informarti, no? Assolutamente, lo uso quasi esclusivamente per informarmi. Ok. E io non ne faccio un uso spropositato, anche perché tante cose che magari mia moglie mi dice: ma cazzo, devi fare video, devi postare storie, ma a me piace più viverle, capito? Certo. Non sono... Ma perché forse hai il retaggio di quegli anni? Ma probabile, però sono sempre stato uno di quelli che le cose le ha vissute ai tempi, quando poi non c'erano ancora tutti questi aggeggi infernali, sì, che però ti condizionano la vita e io me le vivevo. Però ad esempio c'è un aneddoto fighissimo secondo me, o comunque c'è una foto che non è stata fatta con un aggeggio infernale, quella foto che hai con Tupac. Chi l'ha fatta, quando è successo? È successo a giugno del 96. Sì. C'era la Milano Fashion Week e lui era stato a un paio di sfilate, l'ultima era quella di Versace, e all'Hollywood c'era la festa, l'after show di Versace. Puoi provare a spiegare che cos'era l'Hollywood in quegli anni per Milano e per il mondo? L'Hollywood in quegli anni era la Mecca. Chi veniva a Milano passava dall'Hollywood. Tutti, okay, inesorabilmente, anche perché comunque erano pochi i locali a Milano e l'Hollywood era quello più in, quello più figo. Tu, Tommy, come sportivo sei andato all'Hollywood? Perché poi è diventato anche il luogo dei post partita. I primi anni in cui mi sono affacciato al basket della zona ci andavo, devo dire la verità, poi ho mollato. Ci sono un po' di giocatori di basket poi che sono passati dall'Hollywood, di livello molto alto. Bro, io ho conosciuto Shaquille O'Neal all'Hollywood. Cioè, una montagna, Madonna, era disumano, certo, ti giuro, non ho mai visto una persona così grossa in vita mia, se non le due guardie del corpo di Tupac. Infatti, sera. Allora, Tupac, quella sera lui era lì per suonare, per ospite. No, lui era a far festa in giro per Milano. Lui era a far festa in giro per Milano. Era a far festa in giro per Milano.
ed è arrivato all'Hollywood. Io ero come sempre a far casino in cabina DJ, c'era Ringo che stava mettendo i dischi, okay, e io cazzeggiavo lì, poi ogni tanto prendevo il microfono se c'erano, perché c'erano parecchie gnocche, okay, sì, sì, e quindi per quella si fa tutto, okay, e quindi facevo un po' di intrattenimento, un po' di freestyle, un po', okay, di insomma. Quando vedo Tupac, cazzo, tocco Ringo dentro col gomito, gli dico: Ringo, c'è Tupac. Allora, quindi non si sapeva che sarebbe stato lì. No, ma va, figurati, lì arrivava la gente, non lo sapevi, certo, cioè. E quindi niente, lo vedo in pista, provo, gli vado a dire se viene al microfono, perché comunque era il periodo di California Love, cioè proprio al poi top, pezzi di Tupac, al top. Cioè, appunto, poi l'Hollywood era uno di quei pochi locali dove spingevano parecchio il rap. Quindi sono arrivato davanti a questi due, figa, erano due, sì, armadi enormi, che mi hanno chiuso Tupac, certo. Io arrivando ho urlato proprio col mio poco slang, col tuo savoir faire. Sì, col mio savoir faire, gli faccio: yo, Pacus, roba, certo, del genere, urlando. Questi mi si sono parati davanti, li ha aperti lui e ha detto: no, fatelo arrivare, fatelo venire. Quindi sono andato lì e dico: guarda, qua mettiamo tutti i tuoi dischi, cazzo, se ti va, io sono al microfono, andiamo su, facciamo un po' di bordello. Lui con la bottiglia di Hennessy in mano ha detto: va bene. Ma come no? Quindi non se l'è menata. Ma zero proprio. Quindi siamo andati su, ci passavamo il microfono, 1-2, 1-2, poi la foto. Ma ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra che uscì su una rivista tipo Discotech, quelle di quegli anni, dove ce n'è un'altra proprio dove siamo in cabina DJ io e Pac, dove siamo al microfono. Okay. Quella foto io ce l'avevo, gli anni che furono, perché mi era stata trovata da una fan, me l'aveva mandata, l'avevo salvata su un vecchio computer di quelli da casa, i primi PC, insomma. Che poi quel computer lì, da un momento in poi, è morto. Cioè, okay. Quindi ai tempi, poi non era come adesso, quindi era una cosa più difficile trovare qualcuno che riuscisse a destrarti. A recuperarla. Cioè, proprio non si, era morto. Sì. Quindi quella foto è andata persa. E quella che ho postato... La storia è DJ Enzo, sì. DJ Enzo fa un post su Tupac raccontando quella storia. Io sotto ho commentato sotto il post: quella sera, figurati, che è arrivato all'Hollywood, io avevo una foto con lui e non si è più trovato. E sono 20 e rotti anni che io sto cercando quella foto, andando a cercare gli archivi di qualsiasi rivista. Un tipo a me sconosciuto risponde sotto: io c'ho quella foto. No. Io gli ho scritto subito: dimmi cosa devo fare, ti trombo la nonna, qualsiasi cosa. Se non che mi ha detto: guarda, sono fuori per lavoro, appena rientro a casa io ti mando quella foto lì. E intanto me l'aveva scannerizzata. Tanto salutiamo la nonna, che comunque dopo hai dovuto trombare. Certo, logicamente. Salutiamo e la quindi... nonna, che è qui al basement. Ma signora, è ringiovanita. E quindi da lì mi ha mandato prima la scannerizzazione e poi mi ha inviato... Però vedi, grazie a internet, a quegli oggetti demoni, cioè sì, al demone. Era l'unico modo... Pazzesco. Per culo, per aver commentato. Tra l'altro, Tommy, tu ascolti anche parecchia roba rap, no? Sì. L'ascolti anche prima di giocare? Sì, sì. Ti gasa? Non solo. Allora fai la tua classifica attuale di rapper o di tutto. Cioè, tra tutto. Beh, tra io dirò chiaramente i nomi più scontati, però sì, sono quelli che piacciono. Quelli che ti piace. Mi piace Guè, Marrakesh, Salmo, sono i miei top 3. Ok, oggi. Ok. Sì. E spazio del rap di oggi, cosa ti piace e cosa non ti piace? Cioè, tu sei un cultore vero, nel senso che tu arrivi arrivo proprio dalla prima scuola. Sì, ma che proprio andavi ad ascoltare la musica, andavi anche dall'altra parte dell'oceano proprio per questa passione. Ma sì, perché comunque una volta non avendo a portata di mano la tecnologia come c'è oggi, arriva tutto molto facile. Se volevi comprare dei dischi, certo, qua ne arrivavano pochissimi, arrivava qualcosa da Mariposa, dovevi avere il culo di arrivare per primo e prenderlo, perché arrivava una copia, non è che vendesse. Quindi dovevi fare i viaggi, dovevi viaggiare, andare a Londra, tornare magari con la fanzine autoprodotta per vedere i graffiti. Ma dei questo succedeva che tu eri già Space One, andavi in giro anche con gli articoli o prima? Dunque, io ho iniziato molto prima degli articoli. Io ho iniziato, sono stato il primo rapper a Milano nell'85 e uno dei primi in Italia. Sì. Si rappava ancora in inglese, non c'era ancora stato il passaggio dal rap in inglese a quello in italiano.
E quindi a quei tempi, per conoscere certe cose, dovevi viaggiare, dovevi incontrare magari qualcuno che dall'estero arrivava a Milano, e quindi fase 2 per esempio ti portava le novità da New York, i Chrome Angels, Zaki D, oppure quelli che andavano a Parigi tornavano con le foto dei pezzi di Bandeau, di Mod 2. Okay. E quindi ti arrivava la conoscenza così, dovevi interessarti, poi c'erano quelli che c'erano prima di te che ti spiegavano, quello che è, lo imparavi vedendo, certo, magari. E scusa, in quel momento che tu eri il primo, gli altri cosa ti dicevano? Come reagivano a quello che stavi facendo? No, io ero abbastanza bravo, quindi... No, nel senso, la reaction era che tu fossi un alieno, cioè che stavi facendo qualcosa di strano. Sì. In Italia sì, la signora ancora. No, perché poi ha funzionato. Le signore si stringevano la borsetta addosso. Okay. E... Cioè, ti saresti mai aspettato che ai primi posti delle classifiche oggi ci sarebbero stati i rapper o addirittura la trap? No, quando in quel periodo tu hai iniziato a fare tutto questo? No, poi non era una cosa a cui pensavi quando iniziavi, pensavi soltanto a quanto era bella quella cultura lì. Certo. Quanto erano belli gli anni in cui l'hip hop era ancora edutainment, c'era educazione, entertainment, quando c'erano poi i primi gruppi che innovavano magari il metodo di scrittura. Hai citato Tupac, lì cioè c'erano anche delle cose che invece purtroppo poi sono andate un po' male. Molto che è andato perso. Come? Posso aggiungere? Attenzione, allora, presentati ufficialmente, perché se sentite la sigla del Basement, che ha fatto un'evoluzione da quello che io facevo con Ricky Pedi. Com'era la sigla originale di Passa dal Basement? Prova. Passa dal Basement, passa dal Basement. Vabbè, era questa. Lui passa l'ha rifatta completamente. Ecco, no, presentati bene ufficialmente. Ciao, sono Matteo. Ed è 10 anni che non bevo. Bravo! Però voglio dire, tu con la musica, anche per Radio DJ, fai un sacco di jingle, un sacco di cose insieme a Francesco Ciocca. Quindi insomma, giusto presentarti bene. No, volevo dire, anche il modo di produrre musica era totalmente diverso. Oggi c'è la possibilità di produrre musica alla velocità della luce. Cioè, a differenza di un tempo in cui dovevi campionare, dovevi avere uno studio. Oggi con questo è un pro però. Anche rap. È un pro, nel senso, è una cosa positiva o no? Lo sai che non lo so. Ecco. Ma ti dirò, sai che allora una volta era molto difficile, primo perché non tutti avevano disponibilità di un computer, di quei pochi sequencer, campionatori. Noi la facevamo in camera del nostro DJ, io ho iniziato con Zippo, certo, che è un altro MC di vecchia scuola, e avevamo DJ Sasha che aveva il computer, campionatori, sampler, il microfono, facevamo proprio le cassettine. Chiaro. In casa. E quando le portavamo poi alle label, questi ci guardavano e dicevano: ma cos'è sta roba? È rap, figa, in America è quello che va di più. No, guarda, non mi interessa, non ci interessa. E quindi iniziavamo anche noi da casa, però logicamente il momento spaghetti funk, l'incrocio con Axe, eccetera, quando è avvenuto? Allora, l'incrocio con Axe è successo una domenica pomeriggio, quando mi chiamavano all'Hollywood dicendomi: guarda che qua mettiamo i tuoi pezzi, sono i riempipista, i ragazzini li ballano, vieni giù a farci a fare un saluto ai ragazzi. Ospitata. E quindi quando sono andato, ai tempi, quando rappavo in inglese, veramente giravo, non si sapeva chi fossi, perché non apparivo. Pensavano neanche che fossi italiano. Pensavano che fossi un nero americano che però viveva in Italia. Poi pensavano che fossi un italo-americano che viveva a New York. Quindi ero questa immagine, e quindi mistica. Axe era un mio fan, quindi mi corse incontro, io ero già ubriaco, avevo due birre in tasca, perché eri mistico, camicia. Certo, no, perché ero un pirla, più che altro, e quindi ed era successa una cosa con il DJ. Chiaro. Col quale io sono andato su e mi sono presentato: ciao, sono Space One. Sì, vabbè, io sono Babbo Natale, mi fa. Ah, perché non e lì mi credevano. Erano girati un po' i coglioni, quindi stavo quasi per andare via incazzato, e Axe è arrivato: no, mica Space One, okay. E quindi l'ho mandato a quel paese in malo modo, perché ero già incazzato. Okay. E poi dopo, ma di Axe me ne parlava tanto Zippo, perché lo conosceva, mi diceva: guarda, devi sentire questo qua che fa freestyle, è bravissimo, uno di Milano, Ricologno. E poi alla fine ci hanno presentato, ci siamo conosciuti ancora prima che iniziasse a
a far successo, e nessuno ne parla perché i due che sono interessati da questa storia non lo dicono mai, ma in quel tempo, sì, quando uscirono col primo disco Tocca Qui, allora Kate. Sì, c'erano un po' di gruppi hip hop che venivano dalla strada, erano ancora un po', insomma, con la testa non proprio centratissima nel jet set, ed erano un pochettino scapestrati, e tante volte succedeva che facevano casino, ma odiavano la commercialità della discografia, quindi ogni tanto a qualche festa succedeva che c'era qualche gruppo che faceva casino. Quindi Albertino mi disse, visto che comunque io già collaboravo con lui, ero prodotto da Albertino, Pierpaolo e così, mi disse: allora, prima di mettere qualsiasi disco di rap fatto in Italia, io devo chiedere a te se questi sono ragazzi. Sì, perché mi diceva: dimmi se sono ragazzi a posto, se sono dei deficienti. E quindi, un po' da consulente, diciamo. Sì, perché comunque li conoscevo e quindi potevo dirgli: no, guarda, questi sono bravi, non c'è problema. E così per gli Articolo 31. Perché poi Tocca Qui fu la prima canzone messa in onda durante il DJ Time da Albertino, e che diede poi il via a tutto. Esatto, io dissi ad Albertino, gli dissi: la benedizione, vai tranquillo, questi sono dei bravissimi ragazzi, non ti daranno problemi, mettili pure. E da lì Albertino ha iniziato a metterli, e da lì il successo di Articolo 31. E da lì adesso quest'anno ci sarà il ritorno. Sai come stai vivendo questo ritorno degli Articoli? Bene. Sei pronto a far casino ancora? Sì, ma io sono sempre pronto. Beh, a parte che tu hai fatto uscire anche cose tue nuove, insomma. Sì, c'è il nuovo singolo, si intitola Tutto Questo. Ho fatto una dedica a mia moglie. Ok. Ho fatto una dedica alla persona che amo. Sì. Ho fatto una dedica a una donna che volevo fosse una dedica anche a tutte le donne. Quindi non ti dovevi far perdonare niente? No. È una dedica all'amore. Quindi Tutto Questo, su qualsiasi piattaforma digitale, trovate. Andate ad ascoltarla, ragazzi. Hai fatto bene. Adesso devi cambiare linguaggio. Streamate. No, guarda che Tommy è uno che streama un casino. Tu streami. A proposito di donne, non voglio entrare sull'argomento con Tommy. Passami la Fanta alla paella. Vai, tu sei grande. Sei una domanda del cazzo, però secondo te hanno più successo i giocatori di basket o i calciatori con le donne? Domanda del cazzo è. Secondo me, l'ho premesso. In quale nazione? No, secondo me è bravo. Cambia la nazione. Purtroppo in Italia forse ancora. No, però al netto, se fossero pari. Beh, i giocatori di basket sono più fighi, dai. Secondo me sì. Secondo me. Cioè, se fossero a pari di audience, di soldi, di tutto quanto, non ci sarebbe partita. Secondo me non ci sarebbe partita, Tommy. Va bene, io non ti voglio rubare. Non so se poi devi andare a allenarti o fare qualcosa oggi, perché o devi portare avanti il brand, avanti il business. Avanti il mondo come tutti i giorni. M4 tutto a posto, aspettiamo. Tanti ragazzi vengono ad allenarsi, vedo. Si lavora. Si allena. Alla fine è una bella roba, mi piace quando vedo sti ragazzi che si allenano. E col vlog tu riesci comunque a portare avanti vlog e col tuo team, ricordiamo. Cioè, il mio team, che sono io da solo, porta avanti tutto, dai. Più o meno cerco di far tutto. Perché alla fine, quando mi prendo l'impegno, sai, mi metto questa pressione da solo di dover fare, alla fine cerco di farcela. Dai. Beh, ce la stai facendo, Tommy. Grazie mille tanto per essere venuto qui per questo speciale natalizio. Grazie. Proviamo a fare un cambio, vediamo. Ci sono Ivan Orton qui, ragazzi. Secondo me, raga, la vostra storia è incredibile, perché secondo me chi vi segue anche sui social, secondo me quasi non pensa neanche che siete italiani per le cose che state riuscendo a fare. Vi torna questo feedback? Sì, ci torna. Intanto grazie dell'invito. No, grazie a voi, scusate di essere finiti in questo casino che stiamo facendo oggi. No, invece, perché invece voi mi sembrate un po' più tranquilli, può essere una mia impressione? Non so, normale, cioè, nel senso, noi siamo di Torino, e comunque sì, è vero, ci torna. E noi abbiamo iniziato, sono 10 anni, il prossimo anno saranno 10 anni. Abbiamo sempre fatto i grafici in agenzia tradizionali. Cioè, voi siete partiti in un'agenzia classica di comunicazione? Comunicazione, che organizzavano eventi, e io e lui eravamo i grafici. Ok. Siamo stati lì 12 anni. Mazza. E quindi dopo 12 anni è partito il progetto Van Orton? Sì.
Cioè, voi adesso per fare una panoramica, io ricordo, vabbè, la volta che ci siamo conosciuti era legata a una cosa che avevate fatto insieme a Disney per Disneyland. Cosa avevate disegnato tutti gli interni, cioè alcune affissioni, esatto, all'interno degli hotel di Disneyland? Alcune opere all'interno dell'hotel Marvel. Ok. Ed erano alcuni personaggi, appunto, della Marvel, Hulk e altri. E sì, la cosa particolare è che lì eravamo stati direttamente contattati direttamente proprio dalla Marvel. Ok, cioè quindi Spider-Man vi ha chiamato? Ma sì, mi ricordo questa cosa. Spider-Man, Iron Man. Sì. Cioè quelli che decidono, Spider-Man decide un po' di meno, però. No, però ricordo questa, questa call che avevamo fatto, dove c'era questa, in collegamento con la webcam, c'era questa sala riunioni enorme con il logo Marvel in fondo, c'era solo una persona in fondo. Davvero? C'è un tavolo enorme e solo un uomo al potere in fondo. Sì, sì, ok. Sì. E noi lì, invece, adesso è uno studio da un'altra parte, però lì ti chiedo solo se riesci a stare un pochino più vicino. Lavoravamo a casa mia, avevamo uno studio interno, okay, a casa mia, quindi loro in questa sala riunioni enorme, noi il nostro studietto lì a casa mia. Beh, però in call, era strano, sì, non si vedeva. Però... E come sono arrivati a voi? Cosa avevano visto? È sempre una bella domanda che ci fanno, però sai che io non so mai bene risponderti, perché non so se all'epoca, quando abbiamo iniziato, un po' iniziato a girare il nome, e alla fine ci arrivano dei contatti così, ci mandano mail direttamente senza mai. Quindi non saprei dirti esattamente quali sono le collaborazioni. Forse hanno visto più la mia foto profilo. Ah, scusa, sì, aspetta, no, è vero, Franz, è la foto profilo di Franz. Devo dirlo prima che Franz. Cazzo, è vero. C'è un collegamento, ci conosciamo oggi, tra l'altro. Ma va, davvero? Dopo dieci anni. Perché, non ci credo. Perché noi abbiamo iniziato, cioè proprio ti parlo che noi abbiamo iniziato con lui una cosa come 9-10 anni fa. E lui non aveva il suo canale personale, aveva un altro canale di videogiochi con Cool and the Game, mi sembra si chiamasse. Quindi avevamo fatto delle grafiche. Era appassionato di videogiochi, sì. Fatto delle grafiche. E avevate fatto queste grafiche qui, sì, che oggi valgono milioni, sì, di, sì, euro. Cioè, incredibile. Vabbè, quindi vi conoscete oggi per la prima volta. Sì, pazza, sì, magia, sì, del Natale, incredibile, incredibile. E no, e quindi scusami, però c'è stato un momento di game changing nella vostra vita? Direi un momento game changer. Direi che un po' la svolta in cui ho pensato, ho detto va bene, basta do le dimissioni da agenzia. Quindi, perché voi avete portato in parallelo le cose per un anno e mezzo, okay, con difficoltà, direi anche, perché, okay, comunque iniziamo ad esserci un po' di contatti di un certo livello, e a parte che era un inizio in cui non sapevi neanche ancora bene come porti, no, nei confronti di questi, sì, di queste persone, di questi brand. E c'è stato effettivamente un in particolare un progetto che ci aveva fatto poi pensare di mollare, che era stata la collaborazione con Sisley, ah, ed era, okay, Fedez all'epoca il testimonial. Esatto. Ok, sì. E cosa avevate fatto per Sisley? Una campagna pubblicitaria? Ah, una capsule. Sì. Ok. Sì. Poi però avete fatto tante cose a livello internazionale. Sì. Beh, dimmi un po', flexa un po'. Lo so che non è carino, ma ti chiedo io di flexare. Siamo orgogliosi, è la copertina della Limited Edition di NBA 2K. Ah, è vero. Quella è tanta roba. Tanta, eh, roba. Quella con Bon Jovi, sì, le grafiche del suo tour. Ok. E, tante, anche una capsule con Colmar. Ok. Manca solo Space One. È vero, bisogna farlo con spazio. Più che altro è poi molto riconoscibile quello che fate voi. Cosa fa? Cioè, allora, poi io credo che chi fa il vostro mestiere ha un, come dire, cioè è difficile riuscire ad affermarsi ed essere riconosciuti e pagati, perché nel senso, soprattutto in Italia c'è una cultura, ho diversi amici che fanno anche gli illustratori eccetera, cioè o riesci a farti un nome o se no diventa davvero difficile. Voi vivete questa differenza tra lavorare con un brand o con una realtà italiana e con qualcuno degli Stati Uniti? Comunque l'approccio è sempre quello che, apprezzando il tuo stile, ti danno abbastanza carta bianca, okay, e quindi si affidano un po' a quello che, cioè vogliono vedere quello nel risultato finale. Ok, ok. Io, cioè, non è vero, differenze estreme non ne ho mai notate in maniera così consistente. Sì, no, siamo fortunati che anche dopo un tot di anni, in effetti, il fatto di chiamarci è proprio per dirti: vi do, siete voi, sì, voglio, siete voi, quella cosa lì, e voglio proprio quello stile lì, e quindi, e questa è tanta roba. Esatto. Ma il modo in cui viene riconosciuto il valore del vostro lavoro cambia secondo te da paese in paese?
Ma per adesso non voglio, però neanche troppo, nel senso... Allora, lui un po' stava dicendo sì. Aspetta. Lui stava dicendo sì. Come vuoi rispondere, aspetta. Ok. Magari c'è stato in qualche occasione che effettivamente, forse il primo lavoro grosso con gli Stati Uniti ci aveva dato un po'... secondo me una valorizzazione più alta, vi ha fatto capire anche quanto poteva valere il vostro lavoro. Sì, quello è un po' una lezione. Ok, quello sì. Beh, quello è figo. A livello di valore, quello assolutamente sì. Era sei, sette anni fa, era una vodka americana. Ah, ok. Ma posso fare una domanda? Certo. Come il processo produttivo, come parte? Anche parte tra voi due, come funziona? Sì, come parte? Parte certo. Dal soggetto, è molto è schematico perché avete già in mente delle linee da seguire oppure è più random con le idee che vengono al momento? Allora, inizialmente quando è iniziato tutto, che è partito da lui, nella fattispecie, eravamo in ufficio e... È partito un po' in maniera casuale, nel senso che dopo 12 anni di lavoro stavo perdendo un po' gli stimoli. Tutto nasce anche dal discorso cinematografico, cioè nel senso mi veniva voglia di rendere omaggio ai film della nostra infanzia, che prima si parlava di film. Sì. Sì, infatti volevo aggiungere due film di Natale. Ma adesso detto, sì, ci sta. No, però nasce in questa maniera casuale, che non avevo in testa di dire adesso voglio dare la svolta e dedicarmi a questo. E ho detto partiamo rendendo omaggio dei film, abbiamo fatto la locandina di Ritorno al Futuro, reinterpretandolo un po'. Bomba. Sì. Così, in modo istintivo, linee spesse, colori accesissimi. E poi da lì ci stavamo proprio divertendo, ho detto facciamone un po' e poi niente, abbiamo iniziato a postare, non c'avevamo neanche ancora Instagram. No, perché Instagram non era ancora così. Però per capire, no? Tipo sì. Questa De Giallo, da dove siete partiti? Siete partiti da lui, siete partiti dallo sfondo, dall'idea, dal basket? Da... Parte lo sketch, la traccia nera, proprio l'outline nero dal ritratto in cui mi tengo una sorta di reference di sue foto. Ok. E da lì poi parto proprio con la digitalizzazione, vuol dire che disegno su tavoletta grafica. Oh yeah. E poi faccio tutta la colorazione, okay. La seconda parte. Ok. Bomba. E no, tra di voi litigate? Voi siete partiti insieme, nel senso... No, guarda, per fortuna andiamo abbastanza d'accordo, cioè andiamo molto d'accordo, per cui riesce ad andare avanti bene anche per quello. Intanto approfitto che ci siete voi, Spazio, sì. Ti chiedo se puoi lasciare il posto, dovrebbe esserci qua un grande esperto di comunicazione, che è Marcello Ascani. Marcello Ascani... Io il mio l'ho fatto, ho avuto anche la Fanta. Visto. Marci, ti posso convocare? No, volevo... Convoca. Tu che sei un grande esperto, in realtà sei un uomo con la domanda giusta, perché ormai hai fatto anche delle... Che vuol dire la domanda giusta? Nel senso che ormai hai fatto veramente tanti incontri, tante interviste, stai incontrando un botto di gente, questa gente ti arricchisce in qualche modo. Conoscevi Ivan Orton? Da Franz. Ok. Io ho conosciuto Franz, la prima cosa che mi ha detto è stata: guarda questa immagine del profilo, c'è pure Cattelan. Effettivamente è vero, però insomma loro sono partiti lavorando peraltro in un'agenzia, poi si sono fatti la loro storia, la loro strada. Tu senti che un percorso come quello che può essere il loro, no? Dove a un certo punto dici basta, provo a fare una cosa per i fatti miei, sia percorribile. Voi che anno avete iniziato? 2013. Credi che ovviamente sia una cosa fattibile anche oggi? C'è un mercato più saturo? C'è... Ma allora, adesso ci sono persone che fanno quello che magari altre persone hanno fatto in 30 anni e lo fanno in un anno, no? Perché ci sono più mezzi che ti fanno scalare più in fretta. Diciamo che se becchi l'idea giusta, hai qualcuno che ci mette i soldi o tu hai la possibilità di metterci i soldi e sei un minimo intelligente, adesso è ancora di più, cioè riesci a fare cose pazzesche. È anche più facile schiantarsi, però, quindi se hai tanti soldi, hai l'idea giusta ma non la sai seguire, magari in un anno li perdi tutti i soldi e si perde. Adesso le cose vengono un po' più in fretta. Ok. E tu vedi, insomma, che possibilità vedi per un artista di interfacciarsi con i brand? Cioè questa è una cosa che comunque ormai è sempre più frequente. Ma secondo me, cioè per dire, no, io ho fatto liceo artistico e quando io ero al liceo, cioè, tutti i miei compagni di classe davano per assunto che non è che potevano veramente intraprendere la carriera dell'artista. Facevano l'artistico perché ci piaceva disegnare, poi chi andava a fare l'insegnante, chi andava a fare qualcos'altro. Invece alla fine, per esempio, il mio compagno di classe è diventato uno scultore a tempo pieno. Ma va? Lo scultore, uno dice che mica esistono nel 2023. E invece esistono, e il mondo dei social li ha resi ancora più possibile. In generale il mondo dei social ha reso possibili
professioni che prima non esistevano. Io pensavo l'altro giorno all'Isa True Crime, no? Ok, certo. Tu immagina di vivere 10 anni fa, ti piace il True Crime. Al massimo diventi una asciura che si guarda la cronaca nera in televisione, no? E invece, adesso la puoi monetizzare come passione. E con gli artisti è molto simile come cosa. Una roba che magari era immonetizzabile, adesso apri la pagina Instagram, i social, fa vedere come lo fai. Però c'è comunque sempre una linea di confine per cui un artista in teoria non dovrebbe, cioè c'è un limite. Voi vi siete mai posti un limite fino a che tipo di collaborazioni potete fare, fino a quando viene considerata arte? Ma sono tutte segmentali. Ma cioè, tipo le grafiche per l'ISIS, no? Come? Tipo le grafiche per l'ISIS, no? Allora abbiamo avuto questa mail da tutte colorate, no? Quelle, esatto, no? Vabbè, tra l'altro ce l'hanno chiesto, volevo dire. No, non ci credo. Vabbè, però richieste strane me ne sono arrivate, a cui voi avete detto di no. Sì, perché sì, non erano in linea magari, sì, con, sì, voi. Sì, comunque selezioniamo di base. Certo. Sì, sì, ci capita di selezionare. Però quello che diceva lui, anche per esempio, sto pensando al nostro approccio con Instagram, per esempio, di 10 anni fa. Noi abbiamo fatto Instagram perché noi non ce l'avevamo ancora. Certo. Ma all'epoca un nostro amico fa la pagina di Calvin Harris, ci fa vedere che ci aveva postato un nostro lavoro. Ma va? Ha detto, ma questo è vostro? E io non sapevo niente. Lui, sì, aveva, allora ha detto, lì ho iniziato a fare Instagram, ho iniziato a scrivergli all'epoca, ma ancora risposto, quindi adesso sarebbe... Però quindi da lì è partita. Cioè, chi Calvin Harris ti ha risposto? Harris, okay. Calvin Harris. E quindi... ora siete amici di Calvin Harris? Sì, sì, siamo. Anzi, attimo. Calvin Harris, poi. Dai, va bene, vieni, esatto, qua. Sono venuto a salutare. No, però per dire che lì è... poi comunque all'epoca Instagram ci aveva dato quel giusto boost iniziale. I primi lavori erano arrivati da lì comunque. Quindi vedi, quella roba lì ti ha permesso comunque di arrivare ovunque. Per noi sì. Sì. Ma c'è gente che fa le cose più strane comunque. Io seguo un sacco di artisti perché ancora mi piace. Ci sono artisti che fanno le cose più assurde. C'è chi incava piccole animaletti nel legno. C'è un sacco di cose che però hanno comunque abbastanza pubblico che li segue per poi riuscire a monetizzare. Sì, devi riuscire a farti un nome, che credo sia la cosa più difficile nel mondo poi del... C'è uno che fa ritratti, forse lo conoscete, un TikToker che è iniziato tipo nel 2020 a fare ritratti della gente in metro. Ok, quindi guardavo nel metro, c'è il ritratto lì per lì. Addirittura è cresciuto così tanto che adesso è uno dei TikToker più famosi al mondo. Addirittura ha fatto il ritratto adesso di Joe Biden. Davvero? Gli ha chiesto di fare il ritratto. Sì, sempre. Ah, gliel'ha chiesto. Ma sempre in versione TikTok, quindi è sempre un po' fake. Lui va là, vede Joe Biden, fa il ritratto, poi aiuta. Però è una colla. Sì. È pazzesca come e cosa. Ha funzionato. E lui è uno che fa. Si chiama Devon qualcosa. Ok. Ma cercatelo, trovate subito. No, i social su questa roba qui sicuramente ti hanno dato una mano incredibile. Raga, grazie davvero ancora per essere sia passati di qui e per questa cosa che è bellissima e che potrò dire di avere come la copertina di NBA 2K, di avere un mio ritratto. Grazie, lo metterò sicuramente qui al basement. Approfitto di un'altra cosa. Marci, tu resta perché ti volevo provare a farti dare dei consigli. Io so che tu leggi, ti piace leggere. Da un po' che non leggo, mi sento in colpa, però leggo. Ma è proprio per questo che qui c'è Cristina Di Cagno, la scatola Lilla. Grande. Allora, abbiamo bisogno di alzare il livello culturale, non tanto perché insomma gli ospiti presenti sono tutte persone acculturate e studiate, ma Cristina Di Cagno è la nostra, dico la nostra perché sia per me che per Elisa Cyber, vuoi venire qui un secondo? Vieni, con Elisa me. Cyber. Dai, vieni qui con me un secondo. Elisa Cyber from redazione, nonché mia compagna di avventura Radio DJ, brava, presentati. No, vieni pure di qui. Cri è la nostra libreria di fiducia, nel senso che io ho conosciuto Cristina in realtà quando ero ancora in un'altra radio e ho sentito che tu avevi un potere, che era il potere di riuscire a farti venire voglia di leggere. Ah. Perché era riuscita con me, non che io non avessi voglia di leggere, però insomma perché devi trovare. Luca non sa leggere. Perché io ho imparato pochi anni dopo averla conosciuta. Poco, okay. No, però aveva questo dono di essere in grado di consigliare il libro giusto. Con poche informazioni, lei nella sua biblioteca mentale riusciva a tirarti fuori il titolo. In realtà lei aveva una libreria, sta tornando ad avere una libreria che si chiama Scatola Lilla. E da quel momento, insomma, in radio ci siamo sentiti diverse volte, gli ascoltatori si sono innamorati di lei, perché hai proprio questa capacità molto... Cioè, ormai non sono più solo io a dirlo, perché hai scritto un libro, hai fatto un podcast, quindi la cosa, diciamo, ha funzionato. Però, insomma, tu perché vivevi, hai vissuto e continuerai a vivere il contatto diretto con i lettori. Noi abbiamo creato, cioè tu hai creato questo posto che è la Scatola Lilla, però... Sì. Per chi ci ascoltava era un posto immaginario, poi qualcuno ci è finito realmente e c'è stato l'incontro. Però tu come hai vissuto, come sei arrivata ad aprirti una tua libreria? In realtà è stata una pazzia perché avevo questo tarlo sin da bambina. Okay. Ho fatto tutt'altro, vorrei dire anche ho intervistato Bon Jovi, ho fatto niente, basico, niente. Proprio, e c'era un negozietto nel quartiere in cui sono nata e cresciuta.
premessa, quando vuoi aprire qualcosa, soprattutto una libreria, ti danno dei consigli, ci sono delle scuole, ci sono anche dei libri, no? E il primo consiglio è, mi raccomando, una via di forte passaggio almeno 80 metri quadri. Queste sono le, diciamo, erano, i requisiti base. Era 2010. Base. Okay. Quindi io cosa faccio? Apro una libreria di 30 metri quadri dove non passa nessuno. Ok, ok. Quindi, questa era la mossa. Questa è stata la mossa. E quindi mentre sistemavo gli scaffali, sceglievo i titoli, da fuori sentivo le persone, ma cosa stanno aprendo? Una libreria? Ma questa è pazza. Sì, ma durerà 6 mesi, sì, ma non ce la farà. E quindi io sentivo da fuori tutti questi uccelli, certo, del malaugurio. Però effettivamente ci stiamo parlando di libri, libri che veramente puoi trovare ovunque, clicca e ti arriva a casa. Perché devi entrare in un posto minuscolo che verosimilmente ti dovrà dire guarda te lo prenoto, arriva domani perché esce tantissimo e a prezzo pieno. Perché in realtà scatta qualcosa che è proprio il rapporto personale. Anche perché poi tu ti vai a scontrare con le grandi catene, sì, tutte quelle situazioni enormi, però allo stesso tempo fredde. Sì, in realtà la fortuna è stata proprio quei 30 metri quadri hanno permesso di organizzare cose molto familiari, okay, e quindi facevo gli eventi segreti la notte. Sì. Dove eravate vestiti, tra l'altro, nonostante questo non posso dire, però dal tenere la notte è diventato segreta la notte, sì, quindi alle persone davo degli indizi per venire in libreria saracinesca abbassata, quindi dalle 10 di sera in avanti, mm-hmm, e le prime che si iscrivevano, perché poi c'erano tipo 25 posti, non di più, trovavano l'incontro al buio. E quindi, bello, inizialmente ci ho messo un po' a chiudere 20 posti perché non ci fidava nessuno, certo, però io siccome sono... Però ti sei inventata sempre un sacco di cose. Io ricordo, sì, quando ti chiamavamo durante il periodo del lockdown, tu andavi in giro a portare i libri alle persone, sì, avevi messo in connessione alcuni tuoi lettori ma che non si conoscevano, sì, mi ricordo. Ricordo che durante una puntata ci aveva ascoltato Gigi da Tome, sì, che ha iniziato a diventare un tuo lettore. Io, sì, dico, sì, tuo lettore, però insomma, sì, ha iniziato, sì, a seguire tutto quello che fai. Adesso io non ti avevo chiesto niente di prepararti o altro, eccetera. Però ti, sì, vengono in mente dei titoli. Allora, proviamo prima se ti vengono in mente dei titoli da consigliare a Marcello. Ma non è che mi conosce come fa. Ecco, questa è la domanda più bella. Perché in effetti io così mi sono giocata a un cliente. È entrato questo, cioè, signore che voleva un libro, ma aveva un titolo, sì, specifico. Voleva Jazz di Toni Morrison. Okay. Non ce l'avevo. E quindi io dico, vabbè, provo a consigliarti qualcosa. E lui mi dice, mi consigli qualcosa senza conoscermi? Faccio, sì. Faccio, vabbè, provo a consigliarti qualcosa che sta mettendo d'accordo lettori con gusti totalmente diversi, età diverse, estrazioni sociali e diverse. Cos'era? Ed era We Are Family di Fabio Bartolomei. Ok. E lui mi ha detto, guarda, io lo prendo, se non mi piace hai perso un cliente. Che stronzo. Beh, in realtà senza pressione. No, 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 infatti, beh, anche qua ho le cuffie, sì, quindi, sì, un po' di pressione ce l'ho. E effettivamente dopo 3 giorni mi è arrivata una mail, l'oggetto hai vinto tu. E quindi l'ho conquistato giocandoci. Sì, sì, sì. Però voleva tutt'altro. Certo. Lì è stato il gioco, è stato il titolo, perché appunto parlando con le persone poi vedi cosa amano i lettori. Perché io posso avere i miei gusti, io sono una lettrice che ama soffrire, sta male. Quindi se dovessi consigliarti un titolo io ti taglieresti le vene. Però, però... di base, no, in realtà Giulia, scusami, We Are Family di Fabio Martino. Ma se ti dà 2 indicazioni, esatto, in più, ma tipo di cosa puoi dirgli? Di cosa hai voglia adesso? Che storie ti piacciono? Ma io leggo, diciamo, in realtà per imparare cose nuove, generalmente, è anche un po', di ispirazione, quindi mi piacciono le biografie, storie vere se posso. È un altro, Io gli dico sempre questo, che mi deve consigliare storie vere, biografie. Storie vere, biografie. Però non Sì, aspetta che abbiamo il consiglio di Mocio? Sì. Ma non trovate sia un po' limitante consigliare solo cose che piacciono? Anche, vabbè, certo. Vabbè, si inizia da quello. Cioè, chiedere a una persona perché non mi penso senza conoscermi? Sì, senza conoscermi. Ci consigliami una cosa che secondo te è bella? Infatti, una cosa che sto facendo magari adesso sono degli abbonamenti al buio, dove dico alle persone, vedi, raccontami te e quanto sei disposto a uscire dal seminato. Poi ci penso io. Certo. Quindi provo a farti scoprire cose che magari non sceglieresti da solo. Esatto. Come andare al ristorante e chiedere solo cosa ti piace? No, consigliami una roba che ti piace a te, così magari. Ma cioè, non si guadagni una testata. No, infatti, no, qua, invece no. Cioè, io penso no. Sai perché? Perché io gli ho chiesto dell'hamburger vegano. Questa è, questa è la vendetta. È la vendetta. Brava. No, però, beh, Moccio, il tuo, uno dei tuoi libri preferiti, una cosa che ti ha colpito. I libri di Anthony Bourdain sono fighissimi. Perché Anthony Bourdain è la persona che peraltro si è tolta la vita. Sì, no? Esatto. Okay. E, perché ti fanno. Parlano di cibo in maniera punk. Quindi questa cosa a me è in maniera punk. Ah, diciamo, punk. Lui era uno che se ne fregava di tutto, se ne fregava delle convenzioni. Se ne fregava soprattutto
dell'aspetto nella ristorazione. Okay. Cioè, più il posto era schifoso, greve, probabilmente più rimanevi sorpreso da quello che trovavi. Ah. Quindi, tante volte questa cosa di andare solo in posti belli ti toglie un po' di... Sì. Di cose che puoi scoprire. Cioè, sulla cucina, tu mi hai consigliato un libro sulla cucina? Sì, allora, non propriamente sulla cucina, dei romanzi dove c'era di mezzo il cibo e uno era l'inconfondibile tristezza della tua... Ed era Ratatouille. Della torta al limone. Cioccolato. Cioccolato. Che è tratto però, da un libro. Certo. Ed era, è sempre meglio il libro? Di c'è che... un caso in cui è meglio il film del libro? Into the Wild. Into the Wild è meglio il film del libro? Il libro è un grosso articolo di giornale. Sì, questo è interessante. Diciamo che ho trovato libri, cioè film che riuscissero a eguagliare. Fight Club. Sì, ma non ho letto il libro perché con Palahniuk faccio fatica. Io invece sono cresciuto tutta l'adolescenza con Palahniuk. Io sono formato. E adesso si capiscono tante cose, tra l'altro. Soffocare è stato il primo libro di Palahniuk. Per forza, vedi. Poi Fight Club e poi tutti gli altri. E perché hai problemi con Palahniuk? Solamente perché è troppo sconnesso. Quindi io ho bisogno poi di ritornare. Ma è per adolescenti lui, è per adolescenti. Beh, in realtà anche adulti pronti a rimettersi in gioco, no? Ma quindi che libro consigliamo, Marcello? No, siccome mi parlava anche di biografie così, eccetera, di voglia di imparare, le andiamo proprio a ribaltare. Okay. E ho letto ultimamente Il genio non esiste. Okay. Barbascura X. Lui lo conosco. Okay. Però lui ha fatto questo libro, mi ha fatto avvicinare alle vite di queste persone che appunto per tutti geniali e ha fatti scendere un pochino sul piedistallo. Ma io sono contro le agiografie, cioè i libri celebrativi, questi qua che non sbagliano mai. No, anzi, belli libri in cui magari si vede anche un po' il lato più umano, in senso anche un po' orrido, no? Queste persone orrende in realtà che vengono celebrate. Ci sono anche quelli. Sì. Prova a dare allora tre consigli generici per queste vacanze di Natale, magari riprendendo, se vuoi, anche qualcosa che avevamo detto in diretta. Beh, no, sto pensando generici. No, in realtà sì, da quello di Bobby Fischer, sì. Quello era molto bello. La mossa bello. Del matto. Anche lì io di solito faccio fatica a leggere biografie, invece lui ha raccontato la storia di questo genio degli scacchi, quindi c'è la sfida Stati Uniti e Russia, guerra fredda, Bobby Fischer contro Spassky, ma quello che ti viene raccontato è la vita di questo personaggio fuori dagli schemi. Io non capisco nulla di scacchi, so solo che c'è una scacchiera e due colori diversi, cioè questo è da dove arrivo. Beh, certo. E me ne sono innamorata, quindi lì ho fatto un patto con l'autore e mi ha portato totalmente in un'altra dimensione, e poi sono andata a cercarmi tutto online di quella gara di Fischer, cioè sei proprio bimba di Fischer a un certo punto. Sì. Ecco, sì, quello è un libro secondo me bellissimo. Titolo, ricordiamo? La mossa del matto. Vai con un altro di titolo. Barbaglia. Sto pensando, Nessuno scompare davvero. Mm-hmm. In realtà questo è un po' più introspettivo, lo consiglio a tutte quelle che non si sentono nel posto giusto al momento giusto, della storia di Catherine Lacey, scritto per Sur anni fa, anche perché amo consigliare non cose che sono propriamente novità, sennò sì, ci sono gli scaffali pieni di librerie, ed è una donna che da un momento all'altro prende, se ne va via, deve ricercarsi, quindi lascia a casa il suo compagno e ricomincia un viaggio dentro di sé. E siamo in un periodo in cui forse abbiamo bisogno un po' di ritrovarci dopo tutta questa frenesia, e quindi per chi ha voglia di un po' di introspezione sicuramente Nessuno scompare davvero. E il terzo, andiamo di provocazione, libro di poesie, che è il primo libro che la prima persona... Sai perché l'ho letto? Per il titolo. Quante volte ti capita di scegliere dalla copertina, dal titolo? Certo. Ecco. Quindi io l'ho scelto pensando non fosse un libro di poesie, che si intitola Chi senza peccato non ha un cazzo da raccontare. Ah, ok. Che io, bello. Bello. E invece poi mi sono innamorata di questo libro di poesie ambientato a Milano. Regalabile anche. Regalabile. Sì, sì. Che ne pensi dei booktuber? Sono utilissimi. Mm-hmm. Anche perché la scelta adesso dei librai passa anche attraverso... Attenzione, ciò il booktuber che è il recensore di libri su YouTube? Sì, sì. Non ho visto un sì po'. Ma anche adesso il booktalker, nel senso che ci sono delle zone in libreria, soprattutto nelle grandi catene che hanno spazio, dove tu vai a vedere di che cosa si parla sui social, e molto spesso il social viene sempre visto come qualcosa di leggero e di sbagliato anche rispetto ai libri, no? Okay. Noi abbiamo questa nomea, no, dei librai, puzza sotto il naso, sempre pronti a giudicare, e quindi figurati se arriva dal social è un libro che non funziona. Su TikTok stanno consigliando dei libri e dei titoli pazzeschi. E quindi secondo me dovremmo fare un passo indietro e iniziare ad ascoltare quello che è anche il cambiamento e osservare quello che c'è, di modo che poi il lettore non voglia solo andare altrove e cliccare, ma magari torna a varcare le librerie, questi luoghi così strani, analogici. Te l'hanno chiesto il libro, come si chiama la ragazza TikToker? Alessia Lanza. Te l'hanno chiesto? No, non ancora.
No, lì c'è stato un grande discorso. Qualche booktalker si è espresso. È anche vero che non ho più la libreria adesso, quindi magari sono nella fase. No, perché ha fatto molto discutere per diversi motivi. Però insomma, come lei ne hanno fatti io, tanti altri. Grazie al booktuber, mi sono letto un mattone pastorale americana. Me lo sono ho visto per sbaglio il video di Lenia Zodiaco. Sì. Mi è ispirato, mi sono sparato pastorale americana. Vabbè, poi lei ha tutti i classiconi russi. C'è cioè la Zodiaco Lolita. È una, certo. E Lolita, audiobook, 13 ore di audiobook. Basta. E on the road in Italia, mi sono ascoltato tutto Lolita. Adesso faccio tutta l'audiobook, la parte degli audiolibri che sta tornando. Ma guarda, vi lancio un altro tema, lo faccio lanciare da Elisa Cyber. E lì, com'è la lettura, la letteratura coreana? Tu qua oggi sei anche in quanto grande esperta e podcaster del mondo del K-pop, perché insieme abbiamo fatto questo podcast molto bello, K-pod, dove si parla di... Di K-pop. No, non solo K-pop, di tutta la wave coreana. Lei è... Io sono stata a Seoul due volte. Attenzione, questo è un tema, perché se io in radio, comunque in generale, ho iniziato a seguire ad appassionarmi a parlarne, è perché lei, insomma, da diversi anni mi tiene aggiornato, mi racconta tutte le robe. Ed è incredibile come in questi anni tutta questa wave sia cresciuta. Non abbiamo parlato dei libri, però, perché lì forse entriamo troppo, è troppo difficile. No, e che i libri non li sai, non leggere. Li sappiamo leggere. Vabbè, davvero in questo caso. Vabbè, però li potrebbero, cioè li traducono. Ma ci saranno degli autori coreani famosi. Anche il film non è che lo guardo senza sottotitoli. In coreano. Allora, in realtà di libri coreani non ho ancora avuto modo di leggere nulla, mai letto nulla, quindi possiamo parlare di serie TV. No, serie TV. Dai i tuoi consigli. Allora, perché i K-drama? Ecco, prova a spiegare. Tu sei stato a Seoul quanto tempo fa? Una volta nel 2018 e un'altra nel 2019. Cosa ne pensi della K-wave? Cioè, lì l'hai avvertita? Lì l'ho avvertita parecchio. No, poi la prima volta ho conosciuto Percy in Corea, certo. E Seoul Mafia. Che sì, sono creator che parlano, YouTuber, che vivono lì, che italiani che vivono in Corea, che quindi mi hanno fatto fare una bella full immersion, mi hanno fatto andare nei posti dove hanno girato i K-drama. A me piace un sacco comunque. Beh, a parte Seoul, se ti vuoi divertire, è la città dove ti diverti più nel mondo. Io quello che dico sempre è che a me sta sembrando oggi che quello che per quando ero più piccolo io e la mia generazione era New York, ad esempio, nell'immaginario collettivo, la voglia di andare negli Stati Uniti, i film, le serie TV, eccetera, per le generazioni nuove o per una parte di generazioni è la Corea. Una fettina, diciamo, ci sono, da un lato ci sono tutti ancora i nerd dei manga, degli anime che vogliono andare in Giappone. Che comunque, sì, ok. Quello resta sempre. Quella è una mecca ancora. E poi sì, questa wave che io pensavo però crescesse di più. Nel senso che io, tipo, già nel 2018 stava esplodendo in Italia. Però si è un po'. È già arrivato un po' a plateau, nel senso che non sta crescendo più di tanto adesso, no? Sì, poi secondo me adesso che i BTS vanno in servizio militare, secondo me un po' crollerà. È una follia questa cosa, comunque. Questa cosa. Però, diciamo. Scusami. Hai messo l'effetto. Era un uccellino. Hai messo le. Il fatto che fanno l'anno di leva? Faranno l'anno di leva. Secondo me è stata l'ennesima riprova che comunque, perché loro hanno sempre avuto un bel manipolo di haters, certo. Qualsiasi cosa che hanno fatto, ma voi siete i BTS, eccetera, eccetera. Siccome loro partono, hanno deciso di partire, né più né meno, questo è una mossa di marketing. L'ennesima può essere l'ennesima mossa di marketing, ma che li eleva al abbiamo fatto anche il servizio obbligatorio, non ci potete più dire niente. Siamo parte del popolo, non siamo mega ricchi. Anche perché non ho idea di quanto incasseranno quando i BTS torneranno a fare il loro primo live. C'erano gli articoli sul quanto la Corea perderà a causa del fatto che i BTS non fanno i concerti. Ah, mizia. Sì. Esatto. E detto ciò, comunque, io... fatto un disastro. Io passerei la palla al prossimo ospite, perché io devo abbandonare. Devi volare. Devo però volare. Grazie Marci per essere grazie stato qui con noi. Grazie a voi. Come andate in Antartide? Molto bene, è stato bellissimo. Molto figo. Sì, è uscito il video. Il cappellino non l'hai tolto da allora. Non è neanche mio in realtà. Il cappellino l'ho messo perché ho preso un po' di freddo questi giorni. Cappello di Tommy Marino. E l'ho fregato, sì. Marci, sì. Grazie davvero per essere grazie passato. A te. Ci grazie sentiamo, a te. Ci sentiamo. Ciao, ciao. Posto, viene lasciato un altro cappellaio che è Jaser. Grazie. Jay, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto? Sì. Tu sei arrivato in versione piccola aiutante di Babbo Natale. Sì, mi piace sempre avere questi outfit un po' particolari, no? Come stai? Hai fatto qualcosa di incredibile nell'ultimo periodo? L'ultimo periodo? Beh dai, a parte essere stato abbandonato su un'isola. Esatto. Dopo quello no, però parliamo di un mesetto fa. È uscito adesso il video. Ok.
Però comunque dopo quell'esperienza sono stato un attimo tranquillo. Beh, comunque stai vivendo delle robe interessanti. Interessanti. Sì, l'avresti mai detto? No, forse no, però ne sono... Allora, Jaser ha fatto una delle cose, secondo me, più difficili, però ha creduto tanto in se stesso e ha funzionato alla fine, che lui aveva un canale YouTube che stava funzionando già molto per i fatti suoi, eccetera, però a un certo punto si è reso conto che la community che in quel momento lo stava seguendo non lo rappresentava più, dimmi se dico una cagata, però in qualche modo non lo rappresentava, quindi non riusciva a fare davvero quello che voleva, e nonostante avesse già un sacco di gente che lo seguiva, ha deciso di aprire dei nuovi canali, un nuovo canale in particolare su YouTube, ripartire da zero in un momento in cui comunque YouTube era abbastanza saturo, mm-hmm. e piano piano, pian piano ritrovare una nuova dimensione e una nuova voglia di fare anche le cose. E adesso stai lavorando con i The Show ormai da diverso tempo, hai il tuo canale che porti avanti con le tue cose, e la maggior parte delle cose che fai sono folli. Però quello rimane di te. Poi le cose più folli le faccio appunto sul canale con The Show, che ho questo format, si può fare all'interno del loro canale. Il mio canale lo concepisco più come il mio posto sicuro. Non so come dire. Quando non voglio fare cose troppo estreme, no? Quando non voglio rischiare la vita, è qualcosa di più tranquillo. Fai sul tuo. Esattamente. Però puoi dire ad oggi che questo tuo passo nel vuoto di un po' di tempo fa ha funzionato. Sì, assolutamente. Diciamo di sì. Qual è la cosa il video più difficile che hai fatto fino adesso tra quelli che si può fare? Dipende cosa intendiamo con difficile. Intendo tutto. Cioè intendo sopravvivere. Ok. Perché lì come funziona? È la community che ti chiede che cosa fare? No, dipende. In realtà le idee partono a volte da proposte della community, okay. A volte magari da diverse persone del team. Sì. Non c'è un angolo fisso da cui pigliamo le idee. Okay. Variano. No, dico, dipende la difficoltà, perché ci sono alcuni video che io trovo difficile per livello di ansia. Non so come dire. Uno dei video più famosi è quello entrare ovunque con la pettorina gialla, no? Ok. Dove ci siamo messi questa pettorina gialla e fingendoti un lavoratore... entri nei posti e non ti chiedono il biglietto. Questa era la teoria e volevamo verificare. Sì. Per me girare quel video è stato difficilissimo, perché io non so mentire. Quindi nel momento in cui mi fermano e mi dicono cosa stai facendo, io andavo in panico, cioè non riesco, quindi mi crea un'ansia tremenda. Se invece parli di difficoltà a livello fisico, etico, quello fatto quest'estate del andare all'estero con Risho, stati fino su a San Marino con un Risho, ed è pesante, cioè guidare un coso di 100 passachili su quelle salite. Ma da dove sei partito? Abbastanza vicino, perché siamo partiti da Rimini, okay? Solo che abbiamo fatto una strada molto più lunga, okay. Quindi fisicamente proprio è stato difficoltoso riuscire a portare il Risho su in alto. Esatto. Se invece parli di un'altra tipologia di fisico, è il vivere come un bambino africano a Milano, okay. Perché lì comunque ho dormito per questi giorni dentro una cantina, per terra, non mangiavo, bevevo l'acqua che mi sono raccolta da una fontana tutta sporca. Forse questo è più difficile, cazzo. Sì, quello è stato difficile. Poi c'era anche tutta la parte, diciamo, un po' emotiva, tra virgolette, sul paragone con i bambini africani, quindi difficile anche sotto quell'aspetto etico. E quindi non saprei dirti il più difficile. Ci sono tanti livelli di difficoltà, tante tipologie di difficoltà da dover affrontare. E con la lettura come sei messo? Male. Male. Malissimo. Dai un consiglio anche a Jaser, per favore. Dagli degli indizi. Raccontami qualcosa, a parte queste cose folli, eccetera. Sì. Ma i fumetti valgono? Sì, certo. Allora un po' leggo, dai. Vengono venduti anche di più dei libri in alcuni casi. No, ma soprattutto perché non si pensa siano storie o sia letteratura, e invece è un'altra forma di narrazione. Allora, diciamo che secondo me io non ne vendo tantissimi, ma solo perché le persone vanno anche dove c'è una buona scelta, e quindi sono fumetterie super fornite. Io vado più sulla richiesta, però dopo Zero Calcare si è aperto un mondo. Io mi sono innamorata di Baronciani. Okay. Con i suoi fumetti, con le ragazze nello studio di Munari, ma perché c'era un libraio protagonista, e con altre storie sue, quindi no, vale tutto. Non ti saprei consigliare, ma solo perché non sono una lettrice di fumetti, quindi diventa difficile. Però di base no, io sono assolutamente pro qualsiasi forma di storia di narrazione. E la narrazione più vicina a un fumetto non c'è? Ma no, in realtà tutto. Ma no, vale, cambia tutto. Proprio la forma, sì, e basta. Sì, cambia. E secondo me è veramente difficile riuscire a matchare le due cose. Quindi hai un'immagine, hai il contenuto, hai la storia.
No, no, assolutamente. Capita molto spesso che magari arrivi in libreria e il ragazzino o la ragazzina che ha voglia di leggersi un fumetto, quindi più giovani, hai di fronte genitori che dicono: dai, ma prendi un libro vero. E mi verrebbe voglia di scuoterli e di dire: vedi, guarda che sta leggendo. Beh, tu da quando sei appassionato ai fumetti? Da quando sei piccolo? Allora, in realtà, quando ero più piccolo, perché mio fratello, siccome lui disegna, ma un po' passato questa passione, ma eravamo più sui manga. Ok. Quindi le cose che lui comprava, poi le leggevo anche io, quindi ho sempre letto tanti manga. Che adesso è un momento d'oro. Ciao, sono Cristina e non sapevo se leggessero al contrario, quindi l'ho rimandato indietro. Vabbè, come l'ho rimandato indietro? Ho detto, è sbagliato. Ma davvero? Vabbè, ok. Ho capito. Giusto. Uno impara nella vita. La prima cosa che c'è scritto quando la apri, dice: leggilo al contrario. Io ho aperto la scatola. Però mi ricordo, a me aveva flashato. Io ricordo, avevo letto i primi manga, erano stati tipo, vabbè, Dragon Ball, Ranma mezzo, e c'era questa cosa che lo leggevi al contrario e dicevi: wow, cioè, ti sei sofisticato. Sì, ti sentivi anche tu più abile di altri. E quindi tu e tuo fratello ti ha passato la passione. Sì, esatto. Poi in realtà ho un po' abbandonato, perché se non sai vivere in due case diverse, nel senso, lui si è trasferito, poi mi sono trasferito e quindi non avevo più i suoi fumetti. Certo, no? Certo. E poi mi sono riavvicinato da un paio d'anni proprio verso le graphic novel. Ok. Ok, no? E adesso mi sono un po', voglio andare verso DC, Marvel, che in realtà sono appassionato di tutta la parte dell'immaginario, diciamo, cinematografico, ma di fumetti sono estremamente ignorante, cioè non ho letto proprio nulla di nulla. Quindi adesso ti ci stai approcciando. Esatto, vorrei di iniziare più un attimino verso quella direzione anche, sì. Tu ti ricordi cosa scrivevi sulla letterina di Babbo Natale quando eri piccolo? Dato che, cioè, poi adesso che stiamo andando a chiudere, Ricky, vieni anche tu, aiutami nella parte di chiusura. Tu che scrivi ancora, tra l'altro, la letterina. No, no, qui. Vieni. Hai la letterina? Ma si è commosso. Si è commosso, ti sei commosso? No, dai, non piangere. Tranquillo. Passerà anche da te, Babbo Natale. Anche sentire la storia di Jason, l'ho passata la mia infanzia. E... Sì, c'è un botto di carta, di roba. Tu ti ricordi cosa scrivevi nella tua letterina quando eri piccolo? Non ho mai scritto una letterina a Babbo Natale. Zero? Mai scritta. Vedi che c'era una storia triste da raccontare. Neanch'io, infatti. Perché non so, cioè, nel senso, non mi piace scrivere, quindi magari per quello, anche da piccolo, non c'ho voglia di scrivere. Quindi dicevo ai miei genitori e loro poi l'avrebbero riferito detto a Babbo. No? Più veloce, che noia stare lì a scrivere. Ma non c'è qualcosa che non ti è mai arrivato? Che avevi chiesto? Oddio, può tipo essere... io Emilio l'ho ricevuto troppo tardi, cioè l'ho chiesto per mille. Emilio, tu non conosci Emilio? No. Cazzo, Emilio è meglio. Emilio è meglio. Ma neanche conoscerlo, non dire non... Aia. Gen Z. No, però io ho avuto un'infanzia difficile. L'hanno fatto anche nuovo e l'hanno rifatto. Nuovo? C'è nuovo Emilio? Sì, l'ha rifatto. Davvero? Più Emilio smussato, tipo con le curve più tonde. Ma dai, non sai che cos'è Emilio? No, non so cos'è. Vabbè, era un robottino che tutti i bambini volevano in quel momento, che faceva nella pubblicità, tra l'altro ti faceva vedere che faceva qualsiasi cosa, poi in realtà figa, appena che entrava un tappeto. Ma sai cosa? Si incastrava per 6 giorni consecutivi. Qui voglio dire una cosa, perché nonostante non facessi parte dei bambini ricchi, io avevo Emilio. Davvero? Avevo Emilio. Il benessere di Jaser, redenzione. Ma in realtà ero troppo piccolo. Va a dormire come i bambini africani, ma aveva Emilio. Io avevo Emilio, ma avevo paura di Emilio. Avevo paura ed ero geloso perché ci giocava mio fratello. E essendo che Emilio era alto come me, lo vedevo come un mio rivale. Quindi andavo da Emilio e lo picchiavo, cioè, perché volevo giocare io con mio fratello. Eri geloso. Ero bella geloso questa cosa io. Però. Esatto. Questo è un ottimo retroscena. Ho un libro per te. Attenzione. Kentucky di Samantha Speblin. È tutto legato a Kentucky. Sì. Sì, legato a? Legato a questi personaggi. Sì, Kentucky, che lo dica Kentucky? Ah, non lo so. Perché non lo so. Kentucky? Ah, non lo so, Sirtaki, boh. Kentucky. L'ho sempre pronunciato Kentucky o Kentucky. Sono i giochini. Kentucky è un posto. No, Kentucky. Che giochini non ho capito. Praticamente ti ricordi i furbi di quando si era piccolini? Sì. Ecco, tu ce li hai in giro per casa, ma in realtà qualcuno in remoto, e non sai da dove, ti sta guardando e osservando, e tu decidi di comprarti queste cose. Ma questo è l'incubo di Emilio, sta tornando. Ma la gente che compra sa? Sa, allora decidi se comprare il tuo Kentucky, tenertelo a casa, o se dominare il Kentucky, quindi gestirlo solamente. Ma aspetta un secondo, questa cosa è reale o è fantascienza? Questo non te lo posso dire, sennò non leggi il libro. No, perché io, no, volevo capire se nella realtà esistevano, se posso comprare un Kentucky. Vuoi fare un esperimento? Esatto. Allora Jason, dammi i tuoi 3 film di Natale, che ormai poi dobbiamo recuperare. Chi è che voleva aggiungerli? Allora, aspetta, facciamo aggiungere prima allora, i due film di Natale che volevi aggiungere. Assoluto, i Gremlins. Come? I Gremlins. Sì. Ok. E l'altro SOS Fantasmi.
Qual è il suo essere fantasma? Con Bill Murray, Scrooge, mi sì, sembra sia vero! Che questo è da intenditori. Bravo, bravo. Forse vuoi aggiungere qualcun altro nella lista dei film di Natale? Al uno che è molto bello, recente, prima si parlava di film recenti, Klaus. Klaus è recente, bello. Dai, film d'animazione. Recente, film. 3 anni fa al massimo. 4, sì, non di più. No, allora non l'ho visto, ho capito qual è. Però secondo me è il più bel film di Natale, Festa in casa Muppets. È bellissimo. No, non ti piace? No, non l'ho mai preso come perché poi ognuno ha il suo. Non l'ho mai preso come culto di rivederlo, di guardare. Ho presente qual è? Io lo guardo ogni 24. Vedi, ognuno ha le sue, è incredibile. Ogni 24 mattina da una decina d'anni, perché prima io odiavo Kermit. Okay. Poi all'improvviso ho iniziato ad amarlo, sì. E quindi ogni 24 guardo quel film. Bella questa roba. Invece con una poltrona per due. La poltrona per due si guarda. Abbiamo vuoi aggiungere, no, abbiamo già, che aggiungere. Aggiungo che anche la musica a Natale ne risente molto di questa del passato. Che è migliore del presente, eh? Cioè in che senso? Non è un caso che oggi ascoltiamo Bublé, il jazz americano, che sono comunque quelle 50. Tu sei All I Want for Christmas. Guarda, che è un brano che aggiungo una cosa, è uscito un nuovo brano di Bocelli con il figlio. No, perché tu sei pericoloso. Un grande brano di Natale appena uscito, eh? Fanno proprio è una festa speciale. Il Natale, ecco, è nuovissima. Per questo anche la musica ne risente. Dai, no, lo amo. Perfetto, senza volerlo. Salutiamo Bocelli che non passerà mai dal basement come prossimo ospite. No, però cioè, quindi tu sei un grande sostenitore che era meglio prima, mi sembra capire dalle due o tre affermazioni. Cinema, sì, beh, musicali, scusa, mi stavo rivedendo adesso Mamma ho perso l'aereo. Cazzo, la colonna sonora è indescrivibile. Strazio. Com'è che si chiama? Non Tupac. Tupac era all'Hollywood. No, come si chiama, scusami, il compositore di John Williams. Che ha composto delle cose più incredibili del mondo. Però è diverso, non me ne viene in mente uno attuale che abbia creato comunque quella. In altri film che non siano di Natale, ti viene in mente qualche colonna sonora che è rimasta impressa? Non la canzone, proprio come Trono di Spade. Ma recentemente? Sono grandi temi che restano. Sì. Quale? Il Padrino, sì. Il Santo Padrino è quello di Natale, la versione quella natalizia. Direi che se nessun altro film da aggiungere di Natale. Io. Ce l'hai? Ah, beh, certo. Topolino strepitoso Natale. Topolino strepitoso Natale è quello a cartone o quello digitalizzato? Perché uno c'è anche. Sono 5 episodi in digitale. Fantasia natalizio? No, non confondiamo, perché poi ci sono i film di Natale che sono usciti a Natale, che però magari, tipo tutti Star Disney, Wars, tutti Pixar ne escono però a Natale. Star Wars io lo associo al Natale, ma non è un film di Natale. No. Non possiamo chiudere tutta la puntata con una poesia di Natale? C'è una poesia di Natale? Aspetta, te la trovo io. Ce l'hai? Vieni, Franz. No, vieni, per chiudere devi essere su qua, il principale. Allora, prima della poesia di Franz di chiusura, io ci tengo a ringraziare tutti, grazie mille per essere venuti al basement. Per festeggiare il Natale insieme, grazie a tutti voi che avete ascoltato questa puntata. Presto ne arriveranno altre, forse vediamo come va questa, vedremo con l'anno nuovo che cosa succederà. Sono molto contento che a chiudere questo speciale natalizio Natale al Basement, che va a richiamare anche dei film di cui abbiamo parlato, tipo Natale in India e Natale sul cesso, che ricordiamo essere un grande classico di Maccio. Natale a Rio, ti viene in mente qualcos'altro? Benissimo. Secondo me è il migliore Natale a Rio, il più bello di tutti i film. Forse, però posso dire, era meglio il libro, dato che abbiamo parlato prima di queste cose, era meglio l'originale. Chiude questo speciale natalizio il signor Franz con una poesia che vuole dedicare a chi la dedichiamo? A tutti i bambini. A tutti i bambini, ho paura adesso di quello che dirà il signor Franz. Non mi metto questo perché è una poesia abbastanza seria. È una poesia che disse mio cugino alla sera di Natale, tutti dicono la poesia, tutti i cuginetti dicono la poesia. Mio cugino sale sulla sedia e dice questo: è Natale, festa d'amore, batte il mio cuore e viva Gesù. Bravo! Grazie a tutti, buon Natale a voi, alle vostre famiglie e anche al cugino di Franz. Ciao. Ho messo effetti a caso, non era effetto cugino. Elisa mi ha rotto. Elisa, hai rotto il mixer. Vabbè, fa la voce il jingle. Com'è il jingle a voce, Jason? Ma questo è
Sì, copyright free questo, non è copyright free. Questo è copyright. Rifallo tu come chiusura. Non stai facendo mamma per sì, era quello, ma mi hai fatto fare perdere il flow. Ho perso il flow, cacchio. Ma abbiamo finito, non puoi dire Elf adesso. Vabbè, teniamo anche Elf come fini. Approvato. Teniamo Elf come fini di Natale, ci sta.